Signorotti, ci siamo, ma sì che mi vedete, mi date il tempo di mettermi in live per cortesia? Mi date il tempo per cortesia di mettermi in live? Ciao Andrea, ciao Filo, ciao Davide, ciao Giorgio, ciao Mask, Enrico, Matteo, Ermetio, Ricky Tark, Emanuele, Osama, Die, Luca, Lorenzo, Basil. Gabriel, Sinto, Madonna quanti siete! E come cazzo faccio alle rifiniture? No, come faccio? Simone, Matrix, ma siete troppo. Non siete 200. Infatti, siete molto di più di 200. YouTube dice delle cazzate imbarazzanti, ragazzi, perché non vi riesco a leggere. State vedendo questa chat? E lei si bugga? Lei si sta buggando. Voi non vi rendete conto di quanti cazzo siete, vero? Io non so, non siamo neanche 500. Per me YouTube sta implodendo, io già ve lo dico. 750, è impossibile. Ragazzi, io vi vorrei leggere, ma se io faccio così, no? Cioè, per farvi capire quanto andate veloci, è una roba impossibile. È una roba impossibile. No, non siamo già a 100. No, non siamo a 100.000, ma non lo so neanche se ci arriviamo, però. Ciao Angelo, ciao a tutti. Raga, ma voi non avete idea del mio corpo, ciao Letti, ciao Belle Poc, ciao a tutti, ciao Matteo. Di che cosa sta facendo per recuperare? Io ieri c'avevo quasi 40 di febbre, raga. Infatti è una cosa abbastanza strana. È una cosa abbastanza strana. E va bene così, cioè, che vi devo dire? E va bene così. Ok, quindi dovremmo esserci. Sono stato male, raga, ieri. Ieri sono stato malissimo. Ieri veramente sono stato male, 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 male. Malissimo, malissimo. È vero, mi conviene entrare. Io sto abbastanza tranquillo perché in realtà vi faccio vedere una cosa. Guardate il vostro Ciccio Gamer 89, raga. Vi faccio vedere una cosa, eh. Guarda un po'. Questo è la PlayStation, ragazzi. Quindi già io sono pronto col profilo di Big Love. Eventualmente dovesse crasharmi. Abbiamo già il profilo di Big Love già su Fortnite. Io ve lo dico, in questo momento ho aperto il launcher di Epic Game e proviamo a entrare. Quindi, ok. Tra l'altro, una cosa che voi non sapete, ciao Leonardo, Angelo, eccetera, 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 è che mi sto per mettere una. Voglio mettermi una seconda connessione, ve lo dico. E quindi così avremo due connessioni dentro casa, ma era una cosa che già volevo fare. E lo farò. E lo farò. Siamo carichi? Sì, siamo carichi. Mi ha appena cambiato tutto lo schermo, il colore. Vabbè, quello sarà Fortnite che si starà avviando. Ciao Frasmicola, ciao Dolce Lovely, ciao a tutti. Ah, è vero però, devo fare così, devo fare un attimo così. Lanciamo Fortnite e poi lo metto desktop, comunque qualcosa faccio. Oggi tolgono la mappa oggi. Sì. Chi è? Samuel Porpora 2 euro, ciao Ciccio, ma che ora è l'evento? Le 20, dai. Alle 20. Tra l'altro ve lo dico ragazzi, durante l'evento toglierò le ricompense. Sappiatelo perché voglio che tutti quanti se lo godano. Comunque siamo dentro, regà. Ah! Tra l'altro, ma secondo voi, noi che skin dovremmo utilizzare durante l'evento, ragazzi? Che skin dovremmo utilizzare? Eh? Amore? Eh? Sì, un attimo, tu intanto mandamelo su WhatsApp. Lorenzo Braschi, 6 euro, Mirko Diavolo e Medo, buona guarigione per il Gino. Grazie, padatone mio, grazie, Lore, grazie. No, ma Eminem, allora, raga, Eminem mi fa veramente, 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 veramente cacare il cazzo. Cioè, non mi piace proprio, raga. Ma sapete che significa? Non mi piace? Non mi piace. Io vi dico la verità, per me Eminem fa veramente schifo. Boh, io andrei tipo con una di queste. Addirittura mi metterei il pino. Sinto, 12 euro. Ciao Ciccio, secondo te cosa potrebbe succedere stasera? Io un po' le cose le so e non ve le posso dire. Abbiate pazienza. Io un po' di cosette le so, ma non vi posso dire assolutamente niente. Matteo, la doppia connessione serve eventualmente se una va giù.
Angelo Di Camillo, 6 euro, sei pronto a fare esplodere tutto questa sera? Te decidi se voglio bene. Guarda, bro, Angelo, e la sfida l'ho fatta per rendere tutto un po' più piccante. Ma poi se non arriviamo a 100.000, pazienza, raga. Ma sapete quanti sono 100.000 spettatori? Il green screen, Lorenzo, dopo lo metto. Adesso è semplicemente una roba così. Tanto metto questo qua e stiamo tranquilli. Ma i 100k, raga, i 100k sono tantissimi. Sì, ma comunque metterò una tra le mie skin preferite. In realtà mi piacerebbe mettere Pino, probabilmente. Mi piacerebbe mettere... Tra l'altro, raga, vi volevo fare una cosa. Mi fate sapere voi che cosa pensate di quello che state per vedere in questo momento. Un attimo, eh. Oh, wow, 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 wow. Usa la skin di Eminem con il cappello nero. Così se guardi l'evento ti danno una skin esclusiva e con il tempo diventerà rara. Ah, davvero, TLB? Ma qualcun altro sapeva di questa cosa qua, raga? Merda. Lallera. Lallera. Sì, ragazzi, a 100.000 spettatori, se ci arriviamo, divento pelato. Madonna, ragazzi. No, allora, ipoteticamente i capelli noi non li taglierò in live. Ma ragazzi, stiamo facendo dei problemi che non sussistono, secondo me. Ma già so chi mi deve tagliare i capelli. Sarà una roba epica. E Giorgia Melis. La nera. Ok, e dicevo, regà, guardate, se vi può piacere una roba del genere, cioè, io vorrei portare le live a un livello un pochino, un po' più particolare, no? Invece di dirvi io di fare delle call to action, ad esempio, comprate questo, comprate quell'altro, mi fate sapere se vi piace una roba del genere. Secondo me è carino, cioè, è più simpatico e io vi cago il cazzo di meno. Cioè, è un piccolo spot pubblicitario, tra virgolette, secondo me è carino. Sì, cioè ci sta. L'unico a cui non gli piace è Enrico. Io che cazzo devo fare? Enrico, fatene la ragione. A me sembra carino. Cioè, invece di stare qui a dire, cioè, capite tutto, è molto figo, secondo me. Tra l'altro, in realtà, questa live è anche in collaborazione con Alex Theory, nel senso che se voi mettete un determinato codice quando comprate le gallette oggi, che non mi ricordo qual è, aspettate un attimo, eh. È l'ultima chiamata e poi il codice Paguro Live. Ah, Paguro Live. Mi ha rubata la Games Week con una valanga di regali, finalmente sparisce. Quindi mi raccomando, non usare il codice Paguro Live se vuoi bene ad Alex Theory. Ah, Paguro Live. Ok, quindi praticamente con il codice Paguro Live vi disintegra. Cioè, vi disintegra proprio. Sì, è una pubblicità visina un pochino più carina. No, Cristian, invece secondo me troppo corto non va bene. Cioè, dobbiamo un attimo... Capito? Sì, le potrei sponsorizzare su Twitch. Ma io mi sono accorto che quando mi appaiono troppe volte le pubblicità su Twitch, poi mi vanno sul cazzo chi le fa. Quindi, secondo me, non conviene minimamente. È una lama veramente a doppio taglio, secondo me. Cioè... Veramente tanto. Cioè, no, ma è normale che non lo spammo, Lorenzo. Porca puttana. Una delle prime cose, non voglio darvi fastidio a voi. Lulli, sono prontissimo, sì. C'è la puttana. No, non mi sono già tagliato i capelli. Minchia, c'ho il mio codino bellissimo. Io volevo andare in Giappone col mio codino a rimorchiare le giapponesi con Big Love. Invece, mo mi tocca annacciare da pelato. Vabbè, da qui a giugno frisca, i capelli mi sono tornati un po' a maggio. Bella, Giovitech. Quindi dicevo, mo vediamo tutto, tra poco ci vediamo il trailer, tra poco ci vediamo i leak, tra poco ci vediamo un sacco di cose. Che cosa vi volevo dire, raga? E scorte Panini,
Terminate. Boh, avete mangiato tutti i panini che potevate mangiare. Mo' martedì ritornano i panini, i burger di Ciccio Chiamano 89. Invece con il codice Paguro Live, tutto attaccato, sul sito di Alex Theory, gli rompete il culo. Io ve lo dico, gli rompete il culo. Gli rompete il culo. Tranquillo, Gennaro. È vero, lo sai, The Real, ci stavo a pensare pure io. Mi dice, ci devi mettere la faccia perché tutti saltano pubblicità, ma se non ho la faccia sono incuriosi. Allora, sono d'accordo con te. Allora, vi rifaccio partire le pubblicità, ma mi aggiungo la faccia. Non usare il codice Paguro Live, se vuoi bene, ad Alex Theory. Quindi Paguro Live, perfetto. Fermo, non scappare. Che con il codice Paguro Live puoi avere più omaggi che sempre, ma solo durante la live. Paguro Live. Ok, e sto sistemando. Scusatemi, ma lo voglio fare insieme a voi. Ok. Oh, cheat, non lo spammare, l'abbiamo visto 600 volte. Ma allora, vedete, una cosa che a me piace tantissimo di me e di voi è che riusciamo a fare le cose insieme. Paguro Live, sì, funziona. Aspetta. Allora, sto verificando, Un attimo, eh. Io più che scrivere, ragazzi, Alessio, razzine per l'euro. Mo' vediamo. Ragazzi, i panini cerchiamo di mandarli ovunque. Scusate ragazzi, Va bene. Va bene. Mo' per il Paguro Live sto sentendo, raga, che cazzo devo fare? Sapete, io posso collaborare con chiunque, eccetera, eccetera. Poi se si dimenticano di fare le cose, io non ci posso fare niente. Perdo soldi io, e che devo fare? Che devo fare? Fatemi fare uno squillo. Frank, siamo in live, ci sentono. Salve a tutti. Senta, bruttina di testa di cazzino, ma l'avete attivato il codice Paguro Live? Certo, non sta funzionando? Non mi sembra che stia funzionando, perché la gente mi sta dicendo che non funziona. Allora, vediamo se devo frustare i miei programmatori. Fagli provare Paguro Flash, perché ti ricordi che avevo fatto Paguro Flash? Non vorrei che non te l'avessero ancora cambiato. Però, dato che io... di 5 minuti, ok. Allora, per perdonarmi, sì. Paguro Flash dovrebbe andare, quindi faglielo usare. Ok. E poi io tra 5 minuti ti do anche Paguro Live. Ma guarda, al limite, noi Paguri aspettiamo Paguro Live. Quando mi dai il via, cominciamo ad acquistare. Vai, va bene. Dammi 5 minuti. Cioè, sì, ma vedi di caricare con il codice, perché come minimo ti devi far perdonare. Va bene, ho capito. Ciao. Vai, a dopo, grazie. Ciao, grazie a te, dottore, salve. Ah, raga, scusatemi il mal di gola. Scusatemi, no, sì, ma Frank, Alex, so forti, quindi dopo vediamo un attimo. Sì, adesso funziona Paguro Flash,
Ma se vi fidate, aspettate Paguro Live. Io vi dico questo, aspettate il codice Paguro Live, è una cosa particolare che abbiamo fatto. E ve stava di... l'evento dovrebbe durare un po', sapete? Sto giro dovrebbe durare un pochettino. Sto giro dovrebbe durare un pochettino. Fatemi vedere se qua funziona tutto. Qua funziona tutto, ragazzi. Oggi siamo un pochino più... se... ah, vogliamo vedere il trailer? Ci vogliamo vedere il trailer? Ci vediamo il trailer? Allora. Trailer Fortnite. Allora, raga, voi tante cose che mi state dicendo, io già le sapevo. No, amore, tanto ce l'ho su YouTube, che me ne frega. No, no. Allora, tante cose che voi mi state dicendo, io già le sapevo da qualche settimana. Vi dico la verità. Vi dico la verità, io già sapevo. Sono sempre Ciccio Chiamaro 89, ricordatevi. Però devo fare il bravo perché l'ho promesso ad Epic Games. Allora, qui io andrei sulla webcam. Esatto, e andrei a sistemare un pochettino. Ok, ce lo vediamo. Io non l'ho ancora visto. Io non l'ho ancora visto. No, non mi piace la skin di Eminem, però mi sa che ci dobbiamo giocare per forza. Poca boia. Andiamo a vedere, va. Io del treno lo sapevo. Che figo che è diventato con la barbetta, caruccio. Abbiamo la tua banana. Oh, mamma mia, non sapevo pure questo. Lo scuma, che merda, questo non lo sapevo. Come funzionerà in game lo scudo, ragazzi? Raga, lo scudo. Come, quando e perché? Che figo. Che figo. Ti devo dire, non male. Ragazzi, il codice Paguro Live 20 utilizzi, ma non doveva essere solo 20. Ragazzi, codice Paguro Live, vi danno 3 confezioni di cheddar in omaggio. Paguro Live, questo è il codice. Se comprate su Alex Theory solamente durante questa live. Esatto, bravo Elvis. Poi ho detto solo 20. E che ne so, almeno una cinquantina. Almeno una cinquantina, mortacci tua. Oh, o sbaglio. Almeno una cinquantina o sbaglio? No, Paguro Live tutto attaccato. Sì, mancano ancora 98.000 spettatori. Ma no, ma se ci arriviamo, ci arriveremo molto più là, ragazzi.
Hog Rider, ma siamo in pochissimi. C. Allora, uno, se tu fai live, in quanti cazzo ti seguono? Due, hai visto le live degli altri? Io ho startato da 10 minuti. Cioè, perché mi dovete far diventare cattivo? Cioè, per io non voglio essere stronzo, perché non lo sono. Quello è il problema. Io non voglio essere stronzo, perché non lo sono. Ma cazzo se mi ci fate diventare. L'ho visto il trailer, tanta roba. Tanta roba, l'ho visto, sì. Raga, ma... se non arriviamo a 100.000, ma chi se ne frega? Cioè, io per dirvi, no? Ho dovuto bannare una persona sotto al mio video di YouTube e fa: ma quando cazzo ci arrivi a 100.000? Già tanto se arrivi a 40-50.000. Io dentro di me ho fatto: ma questo sta male. Cioè, secondo lui avere 50.000 spettatori è poco. Cioè, io non so se voi riuscite a comprendere quello che posso pensare io di una determinata persona. Cioè, non so se vi rendete conto. Cioè, per loro il fallimento è fare 40-50.000 spect. Ma io già sono contento se stasera stiamo 20.000, 25.000, già sono contentissimo. Io... grazie Stefano, mi sono fatto elegante per voi. Cioè, o no? Poi, poi gente che vuole spiegare a me come si fa il mio lavoro, è incredibile. È incredibile, raga. È incredibile. Marco from USA, $5 con i 100.000 o no? Io ci sarò sempre, un po' c'è a te Simone. Grazie Marco, ma lo so, ma la cosa dei 100.000 è una sfida, raga. La cosa di... Lomba. E la cosa dei 100.000 è una sfida, ragazzi. Cioè, se non ci arriviamo, pazienza. Cioè, chi se ne frega. Cioè. Chi se ne frega. Ripeto, a prescindere o meno, che dobbiamo fare? Ma andiamo a giocare, tra l'altro, eh. Regà, posso dirvi una cosa? Comunque la gente sta male. Monte Corvino verrà bannato. Ci te voglio bene, però non te seguo più ormai. Sapete quante volte l'ho spammato sto messaggio? Cioè, allora io ti dico, no. Quanto cazzo stai male? Io ti giuro di dire, ma non è perché tu me l'hai scritto una volta? Uno. Due. Che cazzo mi significa te voglio bene, ma non te seguo più? Cioè, che messaggio mi volevi mandare? E poi lo spammi. Che cazzo spammi? Federico, tu ridi. Cioè, Federico, tu ridi. Ma guarda che qui è particolare la situazione, eh. E qui è particolare, eh. Sì che l'ho bannato, regà. Per forza. Ma... Lorenzo, 5 abbonamenti. Chi è beccato? Bravo Lorenzo, una bella femmina. Sabri l'hai beccata. Cliff Games, Saretta. Oh, madonna Lorenzo, Vanessa e Giuseppe. Lorenzo, mi hai beccato 3 donne su 5. Minchia Lorenzo. Mamma mia Lorenzo, che cecchino. Lorenzo il cecchino lo chiamavano. Madonna mia. Sì, ci avrà sicuramente la mamma di un altro pianeta. Grazie, Lore, grazie. Comunque, ripeto, sappiate che io so altre cose di Fortnite, ma non ve le posso dire. Non ve le posso dire. La cosa dello scudo non lo sapevo. Vi dico la verità. Altre cose le so. Yogurt alla mela, se non erro. Buonissimo. No, so tutto, no. Però so. Però so. Alcune cose le so.
DNA, i contorni vanno in base al ristorante. Tranne i dolci. Ciao Stefania. Davide, grazie mille per l'euro. No, Antonio, non credo che taglierò i capelli in live. Ho una cosa. Big Love, amo, ma non mi potevi portare qua. Big Love, 5 euro, complimenti per la bellezza e la professionalità. Ti amerò in tutti i modi. Anche pelato. Calcolate, ragazzi, Big Love è convinta che io diventi pelato. Io non ci credo minimamente. Lei è convinta. E voi non avete idea di che colpo sarà per Big Love togliermi, che mi tolgo i capelli. Ma secondo me, conoscendo Big Love, mi dirà che sarò un figo uguale, anche con la pelata. E mi farà: oh, ma sai che te devo dire? Che sei buono pure da pelato. Bella Giulio! Te se vuole bene, Giulio. Mi fa: oh, ma sai che è pelato? Conoscendola. Ecco. La. Kevin Fraiga, 2 euro. Ciao Ciccio, ti voglio bene. Grazie mille, patatone mio. E Leonardo 98, diamoci un taglio. 2,50 euro. Grazie, grazie, grazie. Allora, raga, mi ha appena confermato Frank Theory che ha alzato il codice Paguro Live da inserire sul sito di Alex Theory a 50. Quindi io non so se l'avete già utilizzato, ma sappiate che 50 di voi possono utilizzare il codice Paguro Live e ottenere 3 pacchetti di gallette al cheddar in omaggio. Shaka shaka. Allora, ragazzi, per le hamburgerie, io e tutto il mio team che sta cercando di fare questa roba degli hamburger, ci stiamo provando, ragazzi. Avete mandato in sold out in 3 giorni 4 ristoranti. Cioè, voi non avete idea di che cosa significa. E calcolate che questi 4 ristoranti in questi 3 giorni sono stati bloccati più del 50%, cioè che noi dovevamo buttare giù gli ordini e riprenderli più del 50%. Cioè, voi non so se vi rendete conto. Bravo Alessandro, hai detto una cosa fighissima. Era troppo bello mangiare i tuoi burger e guardare l'evento con te. Cazzo, sì, sono d'accordo. Sono d'accordo. Sono d'accordo. Sono d'accordo. Lo sapete che io, per esempio, stasera ho preso la pizza per Veronica e mi sono preso un panino kebab? Io purtroppo ancora non sono coperto dal servizio mio, che dovrebbe arrivare qua, perché sono Ciccio Gamer 89, tra una settimana e mezza, no? Ma io stasera mi sarei volentieri preso un bel pulled pork, un bel crispy, un bel carbonaro, ma non l'ho potuto prendere. Anche perché sarebbe stato comunque sold out, cioè a prescindere non l'avrei comunque preso. Cioè, vi rendete conto? Cioè, ma voi vi rendete conto? Io non so se voi ve ne rendete conto, raga. Ma voi sapete che figata se incominciassimo ad aprire i temporary store di Ciccio Gamer 89 in giro per l'Italia? O fare uno store fisico qui a Roma, il primo dei tanti. O fare un truck. Cioè, avete presente i camioncini food truck di Ciccio Gamer 89 che va in giro per l'Italia? Cioè, regà. Ciao, buonasera a tutti, buonasera a tutti. Bravo Alex, anch'io sto come voi. Che devo fare? Bravo il bandito, la cosa è quella. Mi piacerebbe che invece che mangiare McDonald's o mangiare sushi, uno dice: oh, ma che famo? Si compriamo due hamburger de ciccio? E quella sarebbe la cosa molto molto bella. Assolutamente. Bella Nate VIP. Ciao Arianna, ciao a tutti. Obiettivi per il 2024. Edoardo, io sono una persona che non si fa grandi obiettivi, nel senso, non me li faccio a lungo termine. Quello che viene, viene. Dico la verità. Io lancio alcuni progetti.
E poi vediamo, nel senso che boh. La 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 la. Grande Alessandro Ricci, te voglio bene. Ragazzi, mi faccio pelato se raggiungiamo i 100.000 spettatori live. Se li raggiungiamo, se no rimango con il mio bel codino, senza problemi. Manuel, allora, con tutto il bene, a cena Natale fai come il Mac, carbonara a 3 euro. Bro, il Mac si può permettere di fare quei prezzi perché probabilmente i prodotti che usa, se arrivano a 3 euro di spesa, forse è pure troppo. Cioè, McDonald's è solamente da ammirare per come sta gestendo tutto quello che fa. No? Ok? Voi non avete idea del food cost che hanno i panini di Ciccio Gamer 89. Da lunedì martedì io invito a ricomprare i panini a chi già li ha comprati, perché cambiamo il pane. E un pane, un panino, ci costerà a noi 80 centesimi in più a pezzo. A voi non cambierà niente. Voi tante, tante cose non le sapete, capito? Però sappiate che ci stiamo lavorando tanto dietro. All'evento, da quello che so, ci si può entrare dalle 19.30. Bella roba. Se arrivi solo a 50k ti tagli solo il codino. Ma assolutamente no. Sono molto geloso del mio codino. Perché dovrei tagliarmi il codino? Samuè, sono d'accordo. Bella Alfredo. Stasera sarebbe stato bello mangiarci un bel ciccio burger tutti insieme. Lo faremo, dai, lo faremo. Francesco, le prossime città, ho messo delle storie Instagram o dei reel sulle prossime città in apertura. Ma calcolate 2024, cerchiamo di mangiarcelo, eh. Allora, questo qua purtroppo va bannato perché sarà un bambino, quindi via. A posto. Ma no, Edoardo, allora, Edoardo, tu non hai capito, se stasera siamo 10.000, siamo 5.000, siamo 20.000, siamo 30.000, ma per me già è tantissimo. La cosa di farvi la sfida è una sfida, basta. Se ci raggiungiamo quella roba lì, io sarò felice di farmi pelato, bah. È una cosa carina. Cioè, secondo me, sempre secondo me, è una cosa carina. Sentite, che famo? Giochiamo un pochettino? Ci facciamo le ultime partite? Daniele, lo aspetto a Trieste, se no te vengo a prendere. Ma guarda, Daniele, ma che te pare che io non voglio? Cioè, ma come minimo? Allora, la cosa è... conviene fare di questo, secondo voi? Io farei così. Che famo? Giochiamo un po'? Se famo le ultime partitelle, raga. Allora, facciamo così. Fatemi sistemare un attimo un paio di cose. Raga, voi lo sapete che io non sono molto da leak, vero? Cioè, questa cosa voi... la sapete. Cioè, nel senso, preferisco parlarne con voi e via discorrendo, ma... Gabriele Errio, 2 euro. Sì, ti voglio bene, ma con chi lo fai l'evento? Stasera l'evento sarà fatto con Joker, Shooter e Piz. Hai capito? Sì. Una bella squad. Molto esotico, sì. Ragazzi, Checco non ci sta, raga. Ma Checco viene a giocare ogni tanto. Ma Checco non fa più il lavoro che faccio io, raga. Non è più uno streamer. Non sta più a fare l'evento. Cioè, se lo guarda come voi. Capito? Che devi fare? La 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 la. Ma non è vero, Steven. Io ho visto Ninja che fracassa tutti.
La 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 la. Satzori, lo spero. E grazie mille. Potrei salutarmi, per favore? John, te puoi do salutar. Sì, Super Mario. Ci credo, Enea. R, grazie mille per l'abbonamento. La 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 la. Bello Jack, la 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 la. Quindi, signori, questa probabilmente è una delle ultime... delle nostre ultime partite in questa mappa UC per un po' di tempo. Tromba pazza, buonasera. Andiamo a Gerusalemme. Tra l'altro siamo bassissimi. Ciao, Noemi. Minchia, raga, sono troppo basso. Porco zio, porco. Mamma mia, oh. Gioco a sto gioco da una vita. Da una vita. Non sono capace di landare. Io vi giro su Dio, no? Ma... vabbè. Cioè, a una certa uno deve essere proprio un coglione, o sbaglio? E non scende sto coglione. A me va bene. A me va molto molto bene. Non so a voi. Io non ho capito. Ma uno, c'è un casino dentro la lobby? Perché c'è sto casino dentro la lobby? Sento vento, cose. Cazzo è? Allora, io ne avevo visto un altro, vero, raga? Vero? Chi è? Oi, compa. Calmi. Ok. Con calma, ragazzi. Con calma, per favore, eh. Che il buon ciccio chiamano 89. Cerca di accontentarvi un po' tutti. Mi piacerebbe tantissimo, dico la verità. Oh, esatto. Vedi, basta lamentarsi. Basta lamentarsi un attimo e le cose belle arrivano. Ragazzi, ma le build... le build... allora, voi dovete capire che io comunque sto lavorando, d'accordo? Io mi diverto, ma sto comunque lavorando. A voi non piace quando mi vedete che sto fermo, camperato? Non vi piace? Non vi piace. Quindi anche se a me possono piacere le build... per il mio livello di skill, regà, non le posso giocare come piace a voi. Non le posso giocare. Ci dovete sta. Ci dovete sta, ragazzi. Fidatevi. E mica sono stupido che faccio delle cose che... che non vi piacciono, eh. Capito? Oh, ma che è sto casino qua? Santo Dio, sto meteorite magari casca e sfonna tutto. Mamma mia, potesse collassare qualsiasi cosa. E
quindi niente. Quindi poi Panini cerchiamo di portarli ovunque. No, non sto spoilerando niente. È un mio desiderio. È un mio desiderio che collassa proprio l'universo, capito? E i server arrivano via qualche giorno off. Oh, che bellezza, vieni qua un attimo. Bravo. Ah! No! Dai, cazzo, Mirche. Ah, mamma mia, oh. Neanche io mi impegno così tanto. Vaffanculo. Mamma mia, che cazzo stava a fare questo? Minchia, la mola vince per forza a tutti i costi. Poi dite no perché so schiarsi. Sì, sta ceppa so schiarsi. Sta ceppa e sto ceppone. Dove l'avevo visto il cespuglio, raga? Mi sembra di averlo visto da tutte parti, vero? Eccolo qua, il mio cespuglietto. Eccolo qua. Mattex, dici che quello che ho detto io potrebbe succedere? No. Ti pare che succede esattamente quello che ho detto io? Quello che ho detto io prima? Impossibile. Buonasera, buonasera a tutti. Impossibile, raga. Grazie, zio Diego, apprezzo tantissimo. E calcola che da martedì saranno... saranno ancora più buoni. Raga, questo mi ha tolto il cespuglio. Adesso io impazzisco. Avete lasciato la hack alla live? Raga, quanti caccia ci sono? Mi dà fastidio. Eh sì, perché i panini sono finiti, Noemi. Si sono mangiati tutto. Si sono mangiati tutto. Quindi ritorneranno martedì e da martedì saranno ancora più buoni. Ah sì, Andrea? Allora, facciamo così. Allora, facciamo così, facciamo così, facciamo così. Andrea, io mi fido di te. Quindi, regà, impostazioni. E ce ne andiamo qua. Così almeno vediamo... le vedete anche voi e le vedo anche io, le impostazioni aggiornate. Ok? Ci abbiamo le impostazioni aggiornate, così chi vede questo video, se lo vedete... abbiamo tutte le impostazioni del pad, del coso, già tutte sistemate. Queste qua è tutta la roba che c'ho io. Ora, raga, io sto a mettere tutto, così almeno ci abbiamo tutto sistemato, tutto fatto. A posto. Grazie per abbiamo perso un po' di tempo, ma così intanto voi avete visto le sensibilità e via. Giusto? 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 Giusto, giusto, giusto. Ci faccio uno Schwartz. E perché ci dovrei fare uno Schwartz? Ah, raga, chi mi segue le sa ste cose. Però chi mi segue? Eh sì, zio Diego, Napoli stanno... cioè, non è che stanno vendendo poco, eh. Però è rimasto solamente un ristorante con qualche panino. Ecco, giusto qua. Giusto questo. Allora, una lobby che non è assolutamente stacked, quindi c'è qualcuno che sta... vaffanculo. Sta menando forte, raga. Io mi so provato ad allontanare un pochetto, ma... ma niente, vabbè. Bella, Gregorio, hai visto come so bello? Per voi questo è altro.
Sì, Mattex, esattamente. Se stasera arriviamo a 100.000 spettatori, mi faccio pelato. Ma qua qualcuno si sta sparicchiando. Eccolo. Merda. Non devo passare questo, uno stronzo dietro di me. Ve l'avevo detto io, raga. Ve l'avevo detto, Lui aveva armi molto migliori delle mie. Ecco perché. Let's go. Let's go per lui. Fa niente, fa niente, fa niente. Sì, il trailer l'abbiamo visto prima, ma dopo lo rivedremo. Bella, te voglio bene. Ma Andrea, io lo spero, guarda. Ciku, oggi sono qua con te a vederti fare la storia. Però, ma io lo spero, grazie mille, patatone, a prescindere. Edoardo, il prima possibile. Il prima possibile. Cambierei solo la canzone. Vabbè, poi piano piano. Ci può stare il tuo feedback, lo sai. Ci può stare il tuo feedback, mi piace. Non credo Twitter. Na 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 na. Ragazzi, Francesco, l'hanno fatto i miei collaboratori. Tra l'altro, chi si ricorda quando fecimo questo ombrello? E mesi l'hamburger. Cioè, pensate quanto tempo è che io spero di fare una roba del genere, raga. O sbaglio? Vi ricordate, no? Questo è l'ombrello che abbiamo fatto di community. Che spero che molti di voi avranno questo ombrello qua, no? Porca puttana, ragazzi. Merda. Allora, tra troppi secondo me. Impossibile che siano tutti legit. Impossibile, impossibile che siano tutti legit. Impossibile. Impossibile che siano tutti legit. In particolar modo questo col rampino. Impossibile, troppa gente. Bello il go-go, porca puttana. Raga, un attimo che se non vi leggo è perché voglio cercare di sopravvivere. Comunque, Gerusalemme è fighissima da... yes, bro. Allora. Oh, yes, yes, yes. Allora, già mi sento molto, molto meglio. Però... come? C'erano tutte queste persone e non si muove più nessuno. Oh, yes. Vai. Ok, l'ho sentito da ste parti. Però sta tutto snitch. Vai. Vada sto schifoso, raga. Guarda che schifoso questo. Vai via, che tu eri tra palesemente sniper. Palese, raga, l'ho detto da subito. Il coglione ha aspettato che io attaccassi, capito? Che schifo. Va bene. Un altro cecchino. Regà, i panini cercherò di farli uscire ovunque, regà. Ovunque, davvero. Sarei stupido a non farlo, no? Sarei stupido a non farlo. Hai visto Candy Axe? Cazzo è Candy Axe? Nello shop?
con tutto l'amore del mondo, Candy Axe, vi giuro, non so, anzi, spero di scoprire poi chi è. Dico la verità. Ah, è vero, che stupidino che sono. Veramente, che stupido. Wait, Mirke. Ok. Andrea, ho iniziato prima. No, ma dopo lo banno, non vi preoccupate. Dopo lo banno, non vi preoccupate. La la la. Bella Lored. Allora, qui c'è qualcheduno? Bello questo. Il problema. Eccolo, patatone bello. Vieni qua. Oh, yes, bro. Molto bene. Finalmente un'arma decente. Minchia. Ma vogliamo parlare del bloom dell'arma? Vogliamo parlare del bloom dell'arma, ragazzi? Lo sapevo. Sì, era palese che tu facessi una roba del genere. E che fai? Che per assurdo vi posso dire che è stato anche molto bravo il tipo. Ve lo posso dire? Oh, cazzo di coso che... Madonna di Dio. So che ci andrò a morire. Però mi piace giocare così. Che cazzo devo fare? Mi piace un botto, raga. Ghost hit per me. E godo. Vieni qua, patatone bello. Non sale. Aveva questo pompa che non andava molto bene. Qui c'è questo cecchino. Headshot. Sentite che facciamo, prendiamo il Barrett. Ma prendiamoci il Barrett, ma che ce ne frega, dai. Molto bene. Gliel'avevo detto che comunque l'avrei crepato, no? O sbaglio? Allora, fatto questo, io volevo andarmi a prendere l'airdrop. Comunque c'è sto robo che fa troppo casino, raga. Io non so, cioè, sto meteorite. Mamma mia. No, ma il cecchino silenziato, raga, è incredibile. Che bell'airdrop del cazzo, se posso dire. È veramente una roba pazzesca. Alessio, cioè Ciccio, come farai i panini in tutta Italia? Piano piano ci lavoriamo, zii, già te l'ho detto. Ci lavoriamo. Non sarà una cosa semplicissima, ma ci si lavora. Questo pompa non è uno dei migliori rispetto a un dorato, a un leggendario. Regà, mi devo togliere da questa zona che veramente mi fa venire
le vertigini. Devo trovare un rampino. Lo so, Nicola, ma sarà difficilissimo tornare a 100.000 spect. Sarà difficile. Impossibile. Sti cazzi, ma noi stiamo qua, ci divertiamo come sempre. Raga, le sfide si fanno sia per vincerle sia per perderle, eh? Cioè, va bene. È come gioco a Fortnite, io gioco per divertirmi. Rampinazzo. Rampinazzo goloso. Cioè, l'avete visto? Io mi metto a fare le sfide col cecchino e se vinco vinco, se perdo perdo, no? Gabriele, no, solamente dove sei servito dal servizio, per l'appunto, se no ti devi avvicinare tu con la macchina. Allora, è possibile trovare qualcuno? Là, raga, c'è una palla, ma me posso mettere a litigare con uno che ha la palla? Cioè, nel senso, no? È difficile comunque trovare persone. Tutte con ste cazzo di palle state. Io, ragazzi, vi giuro. Dove cazzo è andato? Sparito. Io vi giuro, raga, io mi posso sentire male. Ma che cazzo di lobby sto? Ma che lobby sto? E quello è il problema. Perché questi vanno tutti vinci, raga. Guarda come zompetta. Dirvi che ci ho provato. Dirvi che ci ho provato. Eh sì, Alessio, a voi, a te. Grazie mille ancora per le donazioni. Mamma mia, raga, quello l'ho aperto. Oh! Lui mi aspetta. Non è una persona molto gentile. Vabbè, mi ha tolto un po' di scudo. Però non era il caso di... Mamma mia, se ti rompo la faccia. Oh! Ancora? Guarda che se t'ho preso. Dai, cazzo! Raga, questo pompa buono ma non buonissimo. Mannaggia quel troione, mannaggia. Però sono belle partite, eh. Errore 404, grazie mille per l'euro. Lo sapete che lo trovo molto depotenziato quel pompa là, non so il perché. Il cespuglietto. Il cespuglio è fortissimo, ragazzi. Fortissimo. Lo sapete che mi sa che hanno nerfato quel pompa? C'ho questo presentimento qua, raga. Ho questo presentimento. Nel dubbio. Fermo, fermo, non scappare. Che con il codice Paguro Live puoi avere più omaggi che sempre, ma solo durante la live. Paguro Live. Ha detto Paguro Live, ragazzi. 50 codici per voi. Paguro Live. Paguro Live. Se dovete comprare gallette, burri di arachidi, eccetera, eccetera, eccetera. Mi rode un po' il culo aver perso contro questo, lo sapete? Mi sa che quel pompa non lo prendo più. Ho questo presentimento. Sì, l'hanno nerfato oggi. Allora, Riccardo, se stai dicendo la verità, me ne sono accorto in tranquillità. Non fa più un cazzo. È diventato una merda veramente epocale. La 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 la. Devo cambiare pompa. La mitraglietta mi ha spappolato effettivamente. Mi ha veramente distrutto. Dai che ce la fai. Non ce la fa, no. Presente quella ni. Io metterei quella. Che ne pensate? Vi piace come idea? Io metterei quella, raga. Tipo na 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 ni na 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 ni na ni na na. Io metterei quella. Poi glielo dico, poi glielo dico. Poi glielo dico.
Guarda, Simone, in questo momento amatriciana o carbonara non te lo saprei dire. Sono due piatti buonissimi, quindi non te lo so proprio dire. Oggi mi sono fatto l'amatriciana, per dirti. Eminem me l'ha regalato Epic Games, ragazzi. Torino il prima possibile, Alberto. L'evento c'è alle ore 20. E tu, Lardiz, hai ragione. Non ho avuto tempo oggi. Come l'ha andato? Secondo me di merda. Allora, lui si accontenta, tra virgolette, del loot che c'è a destra. Non è vero. Io mi piacerebbe tirar fuori una bella partita da canale, ma... oh, neanche a fa così, minchia. Io arma di merda, senza shield, lui l'arma blu... pazzesco, cioè, ci sta. Beh, questo è molto da canale. Questo è molto, molto da canale. Non so se ve ne siete resi conto. Edoardo, penso che mi abbia tankato due headshot in testa. Sono abbastanza convinto. Mi ha tirato due bombe in testa giganti. Questo è da canale, pure secondo me. Questa è da canale. Calcolate che sta uccidendo tutta la lobby sto tipo. Voi non lo... sì, ah no, voi lo state vedendo. Sta crepando la lobby intera, quindi... quindi ci sta. Ciao Ciccio, puoi salutare un mio amico Mattoffi? Grazie mille. Bella back, ciao Mattoffi. Ma che cazzo vuole? Quindi, raga, vi ricordo che se volete comprare le gallette, burri di arachidi e gli Secret Theory, eccetera, 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 Paguro Live è il codice che questa sera dovete utilizzare. Funziona solamente questa sera. E vi danno ben 3 pacchetti di gallette in omaggio. Oh, ma mi sono rotto il cazzo, ma la finisci? Mamma mia, che palle. C'ho il cellulare che è mezzo impazzito. Paguro Live tutto attaccato. Scusate, raga. Tra l'altro io stasera mi sono comprato un panino kebab, ve lo voglio dire. Purtroppo i burger di Ciccio Camera 89 non sono nella mia zona. E quindi si buttano i soldi in altre hamburgerie patetiche. Luca Romanista, 2 euro. Ciao Ci, tanti auguri per questo buon momento. Luca, grazie mille. Luca, sono sicuro che tu per dirmi una cosa del genere sei grande. Hai almeno 20 anni. Hai almeno 20 anni, se posso dire la mia. È un complimento perché ho capito quello che intendevi. Secondo me arrivo a 100k. Io dico di no. Io dico di no. Massimo, vediamo un po'. Rischi. No, lo so, Massimo, ma infatti io la prossima connessione vorrei mettermi Open Fiber e tenermi Team, che è questa qui, come, cioè, capito, prima e secondaria. Pietro Ruzzo, ti amo, so dici tu, ciao Alessandro, e Vision, che ora è meglio essere online per l'evento? Subito. Subito, tesoro mio, subito. Ragazzi, è tardi per andare a Gerusalemme, ve lo dico, eh. Grazie, Giuseppe. La 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 la. Allora, mo rispondo a Marco D'Ambrosio che fa: deve crashare il sito Viola forse per fare 100k spect. Guarda, non si dice, ma lo spero. Cico, ci ti conviene staccare e attaccare la live un momento caldo, così arriva la notifica a tutti? No, 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 Cico, non, no, grazie mille, ma assolutamente no. Me coglioni, posso dirlo? E diciamolo. Minchia. Ma neanche a fa così, cioè, possa prioritare proprio. Valerio, ci puoi salutare White Baby da Pado, Pavona. Bella, White Baby, bella.
Faccio così, così da prendermi dei punti esperienza importanti. Però prendimi l'arma! Ci sarà ancora qualcuno in codesta zona o devo bestemmiare? Belle queste. Facciamocele subito. No, mi sa che mi... Ah, zagalan, zan, zan. Azzuzzune. Ah, fragicone. Raga, qua apro le ultime casse e poi me ne vado. Sapete che a me piace... La, la. La, le, la. Le, 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 le. Le. Bro. Poi. Oi. Perché fa sì con la testa così, raga? Sta male. Ah! Oh, merda! Ma tolto il cespuglio! Ah, Dio, mi sono rovinato. Vabbè. Poi dite perché Ciccio Gamer 89 perde le partite? Chi lo sa perché? Secondo voi? Così a naso. Ma che te metti, mamma, chi cazzo sta a rispettare qua cosa se non sparasse? Appena mi sono avvicinato mi ha tirato una piccolata, mi ha tolto lo scudo, sto grandissimo figlio di bottana. Qui qualcuno c'era. Aia. '71 è gravissimo. Raga, 71 è gravissimo. Però così perdo. Lo sapete che così perdo? Lo sapete? Riccardo Romandia. Bella. Lo sapete che così perdo? Perché lui mi... Ora la madonna di Dio. Mi rompe, mi rompe, mi rompe. Mi rompe, raga, se entra mi rompe. Cazzo, c'era... mi hai cagato il cazzo. Mi hai cagato il cazzo. Mi hai cagato il cazzo, va bene? Mi dovevi distruggere con questo pompa. Invece sei stato solo con un cornuto. Scemo pagliaccio. Scusatemi, eccomi qua a voi. Mi doveva spaccare l'opponente. Mi doveva spaccare. E invece non è stato così. Molto bene. Mortacci, raga. Quel pompa blu è stato magnetico. Però avete visto quanto gli ho fatto male io col tacco, col coso, raga. Il tacco è stato incredibile, raga. Il tacco è stato pazzesco, pazzesco. Mamma mia il tacco, raga. Tac, pazzesco, assurdo, fuori di testa. Il fucile pesante tattico. Veramente molto molto buono. Ora abbiamo diversi problemi, tra cui 7 di vita. 7 di vita può essere effettivamente un problema. Tac, molto molto forte. Però lui mi stava spappolando, raga. Cioè, mo, senza dire, lui mi stava veramente spappolando. Caro Fortnite, di solito si trovano solamente medikit e bende. Sto giro... Oh, ragazzi, basta lamentarsi. Blin! Già ve l'ho detto. E utilizzare il codice CiccioGamer89. Alessandro, bella, ci auguri di seguire i tempi di Dead Rising. Bella, Alessandro, te voglio bene. Grazie mille. Grazie, grazie, grazie. Ok. Abbiamo veramente un buon loot. Riproviamo a fare i giri di sempre e vediamo che cosa succede. Vabbè, io quanto mi dà fastidio quando non prendo il coso. Veramente. Mi triggerò completamente. Ok, e ci togliamo da qua.
e facciamo il nostro classico giro. Bibio, io non so tu come stia facendo a prendere i miei panini, che è tutto sold out tranne in un ristorante di Napoli. Non mi dici mi, sto proprio di Napoli. Io te faccio fortunato te. Ti dico fortunato te. Qui non c'è nessuno. Eh no, di solito qua ci crepano tutti, quindi niente, andiamo qua. Raga, apro giusto qua. Guarda, d'altronde. Raga, guardate quante volte mi sta dando il fucile pesante a tamburo blu, eh. Grazie Fabio, grazie. Che fastidio che scavalca da solo, ragazzi. A me sta roba mi triggera completamente. Allora vado dietro. E voi direte, sì, perché vai dietro? Raga, è fondamentale prendere gli airdrop. No joke. Fondamentale, fondamentale prendere gli airdrop, ragazzi. Sono troppo forti, cioè ti può uscire veramente la qualunque. Troppo forte. Troppo forte l'airdrop. Ah, vedi, è bello teso teso questo. Hai capito? Hai capito? Mo, che sia uscita pure un po' de merda. Però, intanto, lo Scar io non me ne privo mai. Allora, dobbiamo capire se tante volte qui intorno ci sono dei rift, ma non credo. Alex Nizzardo, grazie mille per l'euro, patato. Usiamo i rampini, che vedo fare, raga? Me mi fate fare qualche kill. È già pure troppo tempo che... che non si killa. Vai. Allora. Ragazzi, se vede... chi mi spara? Chi mi spara? Chi mi spara? Chi mi spara? Non lo vedo, non lo vedo, 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 lo vedo. Ma ha tolto il cespuglio, potrei incazzarmi come una bestia. Ragazzi, ma le mitragliette, ma di che cazzo? No, raga, non sto capendo. Mi dispiace, ma io non sto capendo come si gioca su questo gioco. Merda, raga, ma... raga, cosa? Cosa è successo alle mitragliette? Scusatemi. A me va bene uguale, ma cosa è successo alle mitragliette? Minchia, raga, ma l'avete visto la mitraglietta che cazzo ha fatto, raga? Mi ha sciolto. Regà, ma le mitragliette, ma che cosa cazzo sono diventate? Troppo forti! No, ma hanno fatto per forza un nerf e un potenziamento di altre cose, regà. Mamma mia, regà. Ma no, devo capire che cosa portarmi, ragazzi, perché è troppo forte. Ma DS Tird è un giorno che non gioca a Fortnite. Mi sembra anche un po' esagerato. Santo Dio, mi stanno scopando, ragazzi. Oh, stasera mi stanno scopando, eh. E la cosa bella è che adesso nessuno dice, ah, però, i server, ah, però. Ma sono sempre gli stessi server, come mai nessuno mi caga il cazzo? Vabbè, aspettiamo. Ma da questo che sta a fare, raga? Ma le mitragliette sono troppo forti, raga, ma me ne sono reso conto... ma un botto. Cioè, veramente. Blur vuole litigare? Io ho due cazzotti in testa. O sfonno. Marvin, devi vedere. Da me non copre, per esempio. Sì, Carlito, ma... sì, scafatiello, mi devo sposare con tua mamma. Sto giocando. Ah, mo proviamo... adesso proviamo con la mitraglietta, ragazzi. Adesso proviamo con la mitraglietta. Questo lo banniamo, ragazzi. A me dispiace bannarvi quando dovete fare i simpatici con gli amici...
e spammate. Non me ne frega un cazzo, cioè, nel senso, abbiate pazienza. Andiamo, questa però me la sento da canale. Pietro Russo, 2 euro. Alla meglio ti amo anch'io, ma amo di più Ciccio. Ah, penso che stia rispondendo a qualche altro. Vabbè, sono cose vostre, io non me impiccio. Arriveranno, viva il clero, arriveranno. Allora abbiamo una, due, tre persone. A sinistra abbiamo rendering di merda, non renderizza un cazzo. Aia, io quando sento quel coso ho sempre paura che siano sniper. Ci provo. Ok, sta qui dentro. Mo' se uso io la mitraglietta fa schifo. No, raga, sono tremende. Sono fortissime. Vabbè, questa era un bot, sti cazzi. Mizze, carica, forti, 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 forti. Eccolo qua. Eccolo qua. Oh, cazzo, vai, oh! Bro, sto qui! Bro, no, regale, sono rottissime. Raga, non sto scherzando, ma non usate pompa. Bella Valeria Zacchino, grazie. Raga, non usate il pompa. Io ve lo dico seriamente, non usate il pompa. Raga, raga, le mitragliette in questo momento, che oggi che cazzo è, il 2/12 2023. Cioè, lo so Matteo, me lo stai di da mezz'ora, ma io devo provarle le cose, no? Che è questo? Bro? Coglione! Che voleva? Che voleva fare con qua roba? Secondo voi che voleva fare? Ah, maledetto infame! Ah, bufo de merda! Regalo, sapete che quello mi poteva tirare una botta headshot, sarei volato via nel gulag e sarebbe uscita una clip devastante. Io questo ve lo voglio dire, sappiatelo. Abbiamo veramente rischiato di bestemmiare, io ve lo voglio dire. Fra, se mi faccio pelato, mi faccio pelato, ma me lo farà una persona questa volta. Ve lo farà una persona in particolare, non vi dirò chi. Vi faccio schiattare dalle risate. Bella Drago, tutto bene, grazie tu. Allora, sentite. Noi ipoteticamente dovremmo provare o gente da killare. Na 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 na. E di Lupin al mondo uno ce n'è. È sempre pronto all'avventura, lui è. Olio pen. Con i geni. Ehi, chi mi ha tirato una cecchinata, figlio di pulla? Palesati! Palesati, figlio di pulla! Sempre molto attraente. Questo è che cobo. Ah! Luca Romanista, questa è da canale C e Foyce la figura misteriosa? No. Na 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 ni na ni na ni ni na. Qualcuno che me stava a sparam. Questo vola? Yahoo! Ah! Aia! Quindi, chi è
che mi ha sparato, eh? Figlio di puttana! Chi è che mi stava a sparare? Ma quello è un cespuglio! No? Filippo, grazie mille per l'abbonamento! Si attira! Si attira! Pam 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 pam! Ah, ma questo ancora sta qua così? A testa di cazzo, ma vuoi scendere? Cornuto! Ah, raga, l'ho preso col cecchino. Non l'ho preso con l'M4. Cioè, capite che sto gioco ha dei problemi comunque, no? Cioè, l'ho preso col cecchino in volo. Non gli ho hittato mezza. Dov'è con la moto, zi? Ma ti stanno a sparare? Ah, ragazzi, ovvio. Ho tutte le armi scariche. Dario, un attimino, tesoro, che sto capendo un attimo. Siro, un attimino, raga, perché mi sto per incazzare. Come una ce l'avete presente una bestia? No, non credo che ce l'avete presente. Cazzo, è una palla? Come cazzo ci è arrivata una palla? Raga, guarda come moro, eh. Raga, mi sto per incazzare. Raga, preparatevi, non sto scherzando, eh. Guarda che roba, eh. Ho hittato un milione di persone, non ne ho ammazzata una e me sto per triggerare tipo... Ragazzi, avete presente le scimmie urlatrici? Ecco, sto per diventare io in questo momento. Sto per diventare una scimmia urlatrice. Oh, raga, ma io mi sono stancato che la gente mi... Oh, zì, tu... Ci devi crepare, mega carcazzo. Chiamate Trentini, come cazzo si chiama lui? Oh, ma hai cagato il cazzo! Ma che è successo al Bloom di queste armi? Non hitto più un cazzo! Ma vaffanculo, Fortnite! Ma non... Vaffanculo! Dai, oh, raga, sto veramente per tiltare. Ragazzi, per favore, non state... Ehi, basta spararmi! Non sei divertente! Te lo dico! Cozio di sto stronzo. Tanto so che a voi vi piacciono queste cose. Chi la spunterà? Chi la spunterà? Cornuto. Cornuto. Cornutazzo. Babi ba. Babi ba. Vaffangula mamma da. E lo so, raga, io so che a voi vi piace quando succedono queste cose, ma questo sta a camperà peggio di mia nonna, quindi... Quindi che devo fa? Chi è? Oh, chi è? Oh! Ah, oh, santo Dio, il Cristo! Madonna santissima! Puttana quella! Ah! Secondo voi? Ma non posso fa così, raga. Se mi fermo sono morto. Oppure se non mi fermo sono morto. Quindi mi serve una copertura. Perché non so se avete sentito, ma mi è arrivata una cecchina. Ada! Ada! Oro! Oro! Ci sono due cespugli. Uno lì sopra, uno lì sotto. No joke. No joke. Oh!
Porca! Qui c'è Moro, raga, qui c'è Moro. Qua c'è Moro, qua c'è Moro, qua c'è Moro! Angulo a mamma da! Qua c'è Moro! No, c'è Moro, Moro! No, 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 mi, porco! No, Mirke, no, c'è Moro, è troppo difficile qua! No, Mirko, sei senza cazzo, Mirke! Mirke, sei senza cazzo, ultima colpa, c'è che no! E vammo riammazzata, mi hai rotto i coglioni! Basta! Dove cazzo sei? Bello! Bello! Raga! Per favore, qualcuno mi dia dei scildini! Vi prego! Chiamate Trentini! Vabbè, sai che scema, vaffanculo, va! Ragazzi, ci sto provando a non morire, ma vedete che partite apocalittiche fuori di testa, incredibili, che vi sto facendo? Ciao, fratello. Allora, mi servono delle shield. Ecco fatto. Ecco qua, l'avete visto questo? Questo mi sta inseguendo per caso. Bro, ma te pensi che so così stronzo? Mo, abbi pazienza. Allora, raga, con calma. Raga, io sono praticamente un one shot. Eminem, ma vaffanculo. Ok. Shieldini. Yes. Però mi servono gli scildoni. Però mi servono gli scildoni. Vabbè, neanche gli scildoni. Dopo recupero tutte le donazioni, raga. Abbiate pazienza, ma questa partita è molto carina e voglio un attimo giocarmela bene. Mi mancano 50 di scudo, che sicuramente non troverò da questa parte di mappa. Dovrei andare a vedere sotto, ma non mi va. Perché a destra c'era uno. E lì c'è pure l'airdrop. Bello l'airdrop, raga. Bello. Lo sapevo io che c'era l'albero e me cagava al cazzo. Ero convinto. Eminem l'avevo visto 2 ore e mezza fa. E infatti, vedi, si sparano dove lanciano i missili e catacombe varie. Allora, là secondo me se la stanno a camperare davvero, 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 davvero in tanti. E senza ste 5. Mio Dio! Bro, ti annienta, porco zio, ti annienta. Però non lo voglio attaccare, raga. L'ho annientato, sì, ma non lo voglio attaccare. Voglio vedere. Vedi? Sembra che siamo troppi. Ah, è lui. Che merda, raga. No, questo è troppo più forte. Raga, mi serve shield. Cioè, questa lobby veramente è bellissima come... Oh, un go! Ma santo Dio! Cosa c'è qui dentro? Raga! Ma come cazzo è possibile sta roba? Raga, com'è possibile? Non è possibile. Ma ragazzi... E prendo il P90. P90 leggendario... Ah, non prendere il P90. P90 è forti... Ragazzi, siete veramente una community di merda. Ma avete detto... Ma avete detto... Vabbè, lo prendo.
Allora, sto di nuovo appunto a da capo, ragazzi. Veramente siete una community che 10 dicono una cosa e 10 dicono l'opposto. Siete fantastici. Ma per qualsiasi cosa, eh. Cioè non c'è una roba che andate d'accordo. Una che sia una, raga. Una. Incredibile, oh. Ovviamente è scherzo quando ti dico che siete una community di merda, eh. Ma perché sai com'è? Certe persone potrebbero anche non capirlo. Allora. Mi serve shield. Ci stanno altri funghetti da magna. Dai, vi prego, su, che è una partita veramente bella. Veramente una partita bellissima questa. Ma c'è qualcuno che sta streccando la lobby, io ve lo dico, eh. Ok, già mi sento meglio, ma c'è qualcuno qua sopra che sta veramente spappolando la lobby. Ho tutto carico? Sì. Il go go go. Vabbè, non fa niente, ragazzi. Ho finito con i funghetti. Ma raga, c'è qualcuno qua che sta veramente rompendo il cazzo in maniera prepotente, ragazzi. Raga, la partita sta per finire, eh. La partita sta per finire, raga. Perché c'è qualcun altro veramente forte, lo. Io ve l'avevo detto. Sono abbastanza sicuro di avervelo detto. Guarda questo, mo mi dà un mozzico, raga. Cecchinata, ti prego, mi cecchinata. Ok. Go 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 do 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 go 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 go. Mamma mia, più 90 l'ho massacrato, raga. Come fai a dire che era buona? L'ho preso pure dietro al frigorifero. Go 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 go. E gaga di da 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 da. Arrivo, sono da voi, perché c'ho un po' di casino. C'ho un po' di casino. Ragazzi, immagino che c'era Filippo Poggioli, grazie mille per l'abbonamento. Dario 86, 24 euro ciccio, io sono di Torino, non vedo l'ora di mangiare i tuoi paninozzi. Ricordi che sto slogan, più è grosso e più è meglio. Va bene, Darione, grazie infinite. No, sono bei panini, fidate. Siro, grazie mille per l'euro. Christian Salvi, 2 euro ti taglia Blur o Grax i capelli? Non lo so. Lorenzo, grazie mille per l'euro. Lorenzo Trasatti, 5,99 euro. Ciao ciccio, meglio mitraglietta o pompa, un saluto dal bar XXL. Ciao ragazzotti. Mi sa che i mitragliette rompono i buchi di culo. Raize Iaco, 1 euro, grazie infinite. Alessandro Gelve, 5 euro. Ciao Citi, ti ho visto in stazione a Padova tempo fa e non ho neanche fatto in modo di ringraziarti per bene per tutto quello che hai fatto per noi. È un piacere, Alessandro, già che me l'hai detto mi va benissimo, grazie infinite. Luca Romanista, che collaborazioni vedresti su Fortnite con Ciccio Gamer 89? La vedrei molto bene quella collaborazione, peccato che non succederà mai, però... E Cristian, ciao ciccio, come va in famiglia? Dai, tutto a posto, grazie mille. Grazie, grazie, grazie. No, Trigoria ancora no, Nicola. No, non si possono fare abbonamenti con il Prime. Ragazzi, nel mentre... Fermo, fermo, non scappare. Che con il codice Paguro Live puoi avere più omaggi che sempre, ma solo durante la live. Paguro Live. Quindi Paguro Live, dice Alex Theory, ragazzi, come codice sconto. Poi non so voi che cosa ne pensate. Però è un codice che abbiamo fatto apposta per questa live. Paguro Live. Sì, Davide, questo sarà l'evento di Fortnite più grande di sempre. Sì. Qua non mi piace da nessuna parte, raga.
O se no me ne vado. Sai che c'è? Di solito non vinco, però facciamolo, va. Buonasera, buonasera a tutti, belli. Ho flammato io Martex. Ma quando mai? Io voglio un bene dell'anima. Che ho flammato Martex? Pepix, prima dell'evento che succederà un macello, ci sarà il concerto di Eminem, sì. Uè, Giorgio, hai cambiato foto? Ciao, patata, come stai? Che palle quando mi contestano così. Non ci posso fare niente, raga. Mi ha contestato così. È un po' strano che mi abbia contestato così, però... Sai che c'è? Troppe scatole. Troppe scatole, va bene, va bene, va bene. Allora, fatemi vedere. Quando volete. Io farei per le 19 e 15. Ma voi cercate di entrare in Fortnite prima possibile. Così apriamo Discord, eccetera. Poi andiamo da mio fratello. Simo, mi raccomando, apri Fortnite il prima possibile, anche se non giochi. Alle 19.00 vieni in Discord. Se ti perdi l'evento, godo, poi son cazzi tuoi. Io. Idem. Se vogliamo giocare, dimmelo. Vediamo un po'. Hell, solo un saluto. Ciao, Hell. Jovidec, 50 euro. Sera Cima, ma quando arrivano i panini in Sardegna? PS di un mondo di bene, bro, lo sai, anch'io. Anch'io te ne voglio tanto in Sardegna, il prima possibile. Un attimo, ragazzi, sto facendo una roba, eh. Poi Jovidec, 50 euro, santo Dio. L, grazie ancora per i 5. Allora, il mio problema è... Dario, Mirko, quando vedremo un mini ciccio per casa? È ancora un po', Dario. Merda! Merda! Lo so. Un attimo che c'ho un alert box nell'orecchio. Un attimo che non ti sento bene. Perfetto. Sì, ma hai il mio Discord, quello nuovo? Aspetta, te lo mando. Te lo mando io su. Esatto. No. Va bene. Un attimo, c'ho sempre l'alert che tra l'altro sento solo io perché l'ho dovuto mutare. Un attimo, c'ho sempre l'alert. Mo ti dico, aspetta. Sto per impazzire. Dovrebbe essere quello il Discord, vedi un po'? Però se tu mi scrivi il tuo, ti addo io perché io sto bloccato. Io non sapevo che... Molto larghe poi, cioè... Ragazzi, Ciccio ha messo un nome un po' particolare. Aspetta un attimo però. Perché in realtà io non so neanche dove... deve essere questo qua. Aspettatelo. Però devo sbloccare la possibilità di mandarmi le amicizie. Il mio è quello. No, ma non ci dovrebbe essere più il... Allora, aspetta.
non c'è più? No, secondo me c'è. Un secondo, eh. Anche perché fra poco arriva anche un altro signore, non so a che ora, perché come sempre deve fare la prima donna, deve fare. E io devo cliccare i trasporti merci in questo momento. Io ti giuro su Dio, la verifica è veramente incredibile. No, ecco, la vita porti merci, non li volevamo sapere. Senti, dai, e poi li clicchi, però li sbagli. Esatto. E sì, devi togliere la possibilità che ti mando la richiesta d'amicizia. Sto cercandola, dammi un secondo. Privacy. Permetti, consenti. Permetti a Discord di utilizzare... Dove cazzo è quello degli amici, scusami? Non è in privacy sicurezza. Prova a mandarmelo tu. Sì, provo subito. Allora, ma ha sempre funzionato? Non capisco perché. Allora, comunque, aggiungi amico. Allora, mi piacciono le granny. Aspetta un attimo. Allora, ok. Ma porca miseria. Xiu, dimmi Andiamo. La verità. Quante volte hai tentato di rimandare l'evento che hai fatto oggi? Ciccio, guarda. Io ti dico che ti conosco, ce l'ho messo tutto. Ti conosco troppo, sì. Perché io avrei fatto uguale. Era impossibile. Io ti dico, non so se hai guardato il mio. Grazie mille. Allora, ti faccio una call di là, così ci sentiamo di là, che siamo più comodi. Vai. Raga, scusate, ma ho dovuto togliere quella ricompensa perché se no mi davano copyright. Eccomi. Vediamo se lo sento. Mi senti? Sì, ti sento benissimo, ti alzo anche. Ok. Tu calcola, io ieri sera ero con 39 di febbre. Ma come con 39 di febbre? 39 di febbre. No, Covid, 39 di febbre. Come stai adesso? Oh, adesso sembrerebbe abbastanza bene, anche perché o bene o non bene, io comunque questa live non l'avrei mai pisciata per nessun motivo. No, non si può. No. Qua non esiste... Questa, secondo me, scherzi a parte, sarà comunque una live incredibile. Perché l'evento sarà incredibile, secondo me. Bro, io so delle cose. Questo è l'evento più grande di Fortnite. Il concerto non è niente. Sì. Esatto, il concerto non è niente. Il concerto non è niente. Io non posso dire perché mi hanno fatto fermare... Le NDA, idem. Tu fai conto che a me hanno detto di Eminem un mese fa. Sì, sì, quindi, ma io pure sapevo tante cose. Però sì, amore mio. Salutami la Pammy. Dice la Pammy intanto. Ti saluta Ciccio, amo. Ti saluta la Pammy. Ah, oh, calcola che la foto mia e tua me la sto tenendo tipo bomba, eh. Infatti quando guarda che secondo me possiamo mossa combinata, sì, se vuoi. Sì, eh. Sì, quindi... sì. Poi la droppo, spacchiamo tutto, qualsiasi cosa. Hai capito? Quella è la foto che tutti volevano vedere, che nessuno ha mai visto. Sì, sono d'accordo. Anch'io non l'ho ancora buttata fuori, ho detto aspettiamo un attimino, con calma, il momento che tiri fuori la mina, tiri fuori. Stavo dicendo, io ce l'ho messa tutta. Tu vuoi concorrere ancora per cercare di arrivare top 1000, giusto? Dio, diciamo che sarei molto contento di farcela. Proviamoci, dai. Tu invece mi vuoi portare in top 10.000, non ho capito. No, mai nella vita. Ok, era per chiedere. No, comunque scherzi a parte, cioè tu devi capire, ne ho approfittato perché qui a Torino c'è il museo di Tim Burton. Sì, l'ho visto la mostra di Tim Burton, che è bellissima. Ah, ma poi te ne manco una, perché alcune non potevo buttarleci. Cioè, se la Pammy ha fatto talmente tante foto che posso aprirlo io il museo di Tim Burton adesso. Io... No. Pinga tu. Guarda, lascia stare. Ma io direi che possiamo andare senza esagerare, visto che sono tutti assatanati, a parco. Ok. Troppo lontano? No. Più vicino? No. Senti. Anubi, ciao Ciccio, puoi salutare la mia ragazza Ele. Ciao Ele, ciao Anubi. Grazie mille di 2 euro. Ciao Ele, salutiamo. Ciao, belli. Ciao. Esatto, sono 1000 euro adesso per Ciccio, ragazzi, e ovviamente fotografie importanti delle signorine. No, non può, raga. No, posso. Tra l'altro mi spiace... Ah, lei può. Posso anche io guardare le donne nude? Mi dice che posso guardare anche io le donne nude. Va bene, vedi, abbiamo sbloccato qualcosa. Bro, Parco Pacifico c'è mia mamma, tua esatto, mamma... Tutti ci sono. Io mi sposto qua. Tu vai là, io vado a casa mia. Ho appena finito di giocare 4 ore e mezza a Fortnite. Vai. Dov'è che... Merci a Ciccio, siamo splittati.
Io devi capire che sono con la connessione in 4G del Burundi. E quindi non è che mi lagga. Peggio. Peggio, ciccio. Hit rossa, freccia gialla. Siamo potuti. Allora, voglio venire da te e vedere di riuscire a fare qualcosa. Come sei messo? Fatto un team? Mamma mia, ingiocabile. Sto arrivando, ci sono qua da te, sono qua da te. Ah bro, c'è veramente Cristo Dio dentro sta lobby. Sì. Ci allontaniamo, sì. Ma tutto fluido bene, giusto? Bro, è la connessione tua, purtroppo. No, è una merda, ci è una merda. Lo so. È già 2023, ancora problemi ad essere in connessione mobile. Io non commento. Non si può. Ciao Xerox. Non ho il tasto per mutarmi, ci, quindi ogni tanto faccio un ciao. No, ma vai. E beh, io non mi muto neanche, perché sennò poi me se toglie il pad, zi. E allora guarda, facciamo che nessuno c'ha problemi. Ma sì, quando no, ma guarda, ti dico, ma assolutamente no. Andiamo, va. No problem. Io ti seguo, sono contento. Senti, andiamo qua. Io ti faccio fare una rotation per cercare di farci fare un po' di punti. Aspetta che lì l'hanno trombato quel posto. L'hanno veramente trombato. Ecco, se l'hanno trombato io mi sposto. No, là c'è gente. Vieni. Ma vengo. Merda, non vedo l'ora di vedere l'evento. Sono gasato anch'io adesso, porca trota. Attenzione, perché mi stanno dicendo i miei ragazzi in chat che stanno già facendo fatica ad entrare su Fortnite. Sì. Era ovvio, raga. Io ti dico solo che ho lasciato acceso oggi alle 13. Con la connessione questa qua, che praticamente è la mia connessione col modem 4G. Perché avevo paura di non riuscire ad entrare più dopo. Allora, io ti dico solo che io ho attaccato anche la PlayStation. Cioè, io in questo momento ho anche la PlayStation dentro. Sì. Sì. Vedi, una cosa che io non ho è che dovrei comprarmi la PS5. Porca troia. Effettivamente. Tra l'altro, dicembre... Manila, arrivano a Taranto. È un mese importante per... Ok. Perché hanno detto che il 7 droppano mica il trailer di GTA 6? Sì. Tu pensa, io ero convinto che stavamo facendo build. Siamo rovinati, ciccio. Che troia. Merda. Siamo a questi livelli, siamo, dice. Io no, perché so che tu giochi build e fai robe. Ho detto, vabbè, avrà rimesso sì, build. Sì, è vero, ma se gioco build con questo computer penso che dico le parolacce brutte. Sì, immagino. Bestemmio Dio, poi hai capito, non è bello nel senso. No. Perché bro, io non riesco neanche a camminare in questo momento. Giusto. Sì. Ti dedicherò la mia cecchinata, ti dedicherò. Qua, ma quella che prendi? Poi Cristian, ciao bello. No, quella che tiro adesso, non ti preoccupare. Ciao Cri, ciao bello. Bro, se vuoi passare a qualcosa di più grande. Guarda, mi piace quello, ma troppo grosso, non ce la faccio. Sei un po' pesante, davanti a noi? Questo. Sì, li vedo. Attenzione, perché il mio supporto è limitato, ci purtroppo. Rino De Gregorio, grazie per l'abbonamento, tranquillo, Xio. Dai, stavo dicendo, secondo te GTA potrebbe veramente essere il gioco che darà fastidio a Fortnite? Guarda, non voglio andare contro nessuno, ma io credo che GTA sarà tanto hype iniziale, tantissimo hype iniziale. E poi pensi che va in decadenza? No, decadenza no, però poi si stabilizzerà, capito? Come ha fatto questo? Niente di più, niente di meno. Però, secondo me, considerando il fatto che... Ad esempio, io ho letto un po' di cose, poi sai, bisogna sempre vedere sono vere, sì. Non sono vere, nel senso, non lo so. Un gioco che è in sviluppo da 10 anni, fondamentalmente, mi aspetto che ci porti ad un modo di giocare che ancora non conosciamo. Non lo so, e io... credo che sia... Da te, occhio più, alla tua destra. Via. A destra? Sì, mi spara. Scusi. Dov'è? Secondo me, ma non vedo lui. Craccato. Bravo, lo vedo sul tetto. Fatto, battuto. Bravo, ci, porco diaz, che cecchinate ti. Merda. Ma io non riesco a correre neanche. Passi ancora qua da me? Sì, ma non è l'altro, qua. Io non lo vedo. Qua. Sotto. Perfetto. Bomba.
Figa, questo... Stavo leggendo. Dimmi. Dicevo che GTA implementerà senza... Ti do uno shieldone. GTA implementerà sicuramente l'IA. La mia live si vede malissimo. Raga... Guardate, Xyude sta facendo... Xyude sta facendo il possibile, fidatevi. Sì. Ragazzi, io vi giuro, più di così non posso fare. Io... sono in live perché volevo vedere anch'io l'evento. Quindi si è stabilizzato un pochettino. Io vi dico, conoscendo Xyude, ragazzi, avrà bestemmiato qualsiasi dio sulla faccia della terra. Qualsiasi dio che esiste, sì sì. Tutti, sì, sì. Tutti, tutti. Io ci ho provato in tutti i modi, ma oggi dovevo essere a Torino. E quindi... ma tra l'altro dovevo fare questo è il meglio che posso fare, bro. L'evento è stato bellissimo. Allora, abbiamo giocato, c'erano quattro postazioni super all'avanguardia con Fortnite, ovviamente, e tutti quelli che venivano avevano la possibilità di giocare con me, quindi ci siamo divertiti fondamentalmente a giocare in squad build, e abbiamo fatto anche 42 kill win in una partita. Ma coglioni. E poi è partito nell'ultima ora un piccolo torneo di 1v1 in no build, e il vincitore ha giocato contro di me e poi ha vinto dei premi. Ah, non male. È stato molto bello, molto molto bello. Ero qua a Torino, e stavo dicendo, con la Pammy abbiamo approfittato di andare a vedere con Discord è peggiorata? Sai che secondo me è Discord, anche secondo me? Beh, è normale, comunque è un qualcosa che succhia in più, Sì, sì, sì. Assolutamente. Io ho chiuso Chrome... Però dicono, i ragazzi dicono che la chat vocale di Fortnite in questo momento non sta funzionando. Bro, io penso che tra poco Fortnite si andrà in decadimento totale. Sì, sì. Io infatti sono molto preoccupato, alla peggio apro la tua live e guardo con te. Ma io idem, non hai capito? Alla peggio apro la tua, apro quella dei pizze, dei Joker, cioè io... sì, sì, io nel senso... Sembrano le live del 2017, è tutto sgranato. Mi sparano, ma non so da dove. Ok, ok. Sono qua sopra sulla casa. Ok. Però non so quanto sia buono pusharmi. Adesso, ragazzi, vi sapete che gli alert ci sono, ci. Sopra il tetto, sopra il tetto. Si spronzano sul tetto. Gli ho fatto 12. Uno è craccato male. Ok. Vorrei salire dagli tocchi. Arrivo, arrivo. Ha battuto uno. Bravo C, bravo C. Dov'è la? Ho preso la kill. Ok, io sto veramente con poca vita. Ah, un altro. Arrivo C. Ma me ne vado, non voglio morire. Ah, è niente, qua. Vai. Bravo, bro. Vai, restami, bravo. Mamma mia. Vai. Raga, nice. Vai. Disabilito gli alert, ragazzi. Appena tiro su Ciccio. Tolgo tutti gli alert, quelli sucano. Sì, pure gli alert li devi togliere, sì, assolutamente. Sì. Sei su, Ciccio? Bene. Tolgo un secondo gli alert. Allora, vediamo cosa riesco a fare. Via il browser, rimuovi. Via l'alert, rimuovi. Mamma mia, come sto di merda. Vado un attimino sulla full cam. Sei messo male? Bene, non sto messo. Ok. Ho tolto tutto, ragazzi. Io più di così non posso togliere, giuro. Non ho altro che possa... Cioè, posso togliermi le mutande, ma più di così non... Ah, secondo me va meglio se ti togli le mutande. Lo dici che... Se mi tolgo le mutande... Si sistema. Allora. Innanzitutto, so che chiudono tutto alle 7:30. Yes. E... dovrebbe essere la nuova modalità. Cioè, nel senso, mettono fondamentalmente la modalità dell'evento. Guarda, non vedo veramente l'ora di... Ipoteticamente... C'è qualcuno che vola? Sì, davanti a noi, no, 332. Mirandolo in testa. Missato con tutto. Lo prendiamo questo, mi sembra stonato, sì. Ma non so dov'è, bro. Mi sparano altri, occhio. Arrivo subito. Ma non so da dove, ti dico la verità. Ti sparano altri da 150 sud-est. Sì, visti? Nel caddy. Visti anche qua? Sì. Dobbiamo starci qua, troppa gente sta arrivando. Anche dall'isola, zi. Ok. Christian mi dice 15 minuti di attesa per entrare in questo momento.
Ragazzi, Fortnite sta esplodendo. Dove vai, Ciccio? Aspetta un attimo, aspetta. Ti è mai entrata? Sì, mi è entrata. Merda. Uno che vola davanti a noi, 255, sì, troppo lontano però. Come zona è bella calda questa, C'è sud-est 150, un altro. Altri a 210. Qua? Sì, sì, questo qua. Qua dentro l'albero. Qua. Vai, Xiu, vai. Bravo, ci arrivo. Sono con te. Craccato. Fatto. 50, craccato. Beh, così, bene così. Cambio il pump. Ok, chill. Sì, si stanno inchiodando tutti, Ciccio. Tutti in coda. Per forza. Questo sarà una cosa fotonica, ragazzi. Non è un evento, questo è un'esperienza che vivrete. Che vivremo. Pensa se questo è tutta una merda. No. Che è successo, zio? Chinato in movimento, in scivolata. What the fuck? Da 177 metri. Niente, mi viene a prendere. Mi è spento via. Oggi è fondamentale esserci, infatti io sto seriamente pensando se non giocare più dopo di questa ciccia. Ok. Per un discorso di preoccupazione sul fatto che possa crashare. Cioè, se ci crasha il server si è rovinati. Sì, ho capito. Cioè, intanto ti alzo un po' ancora il volume perché sei un po' basso. Come mai sei così basso? Ah, perché... così ti sento sicuramente meglio. No, ragazzi, il trailer non l'ho ancora visto e non intendo fare nulla con questa connessione, raga. Vedremo l'evento con Ciccio, con Pizza appena pensa di entrare. Niente, gli ho scritto sul gruppo e non so dove sia Ciccio. Attenzione, Ciccio Gamer. Barretta alla mano. Miss, ma arriva al 41. L'evento è alle 8, ragazzi. Bella la pompata. Figa. Ma stava sopra, non gli potevo fare niente. Sì, questi t'hanno impaninato pesante. Dimmi tu cosa vuoi fare. Vuoi farne un'altra o vuoi star fermo? Se tu dici di stare fermo, stai fermo. Cioè, nel senso, sei tu quello lì un pochino più... No, a me non più... crasha, cioè... Decidi tu, bro. Cioè, ma secondo me se sei male. Dentro... Allora, sai che c'è? Ti dico come funziona. Per me ne facciamo un'altra, non ci stanno problemi. Ma sì, con i micro lag che ci sono, si potrebbe bloccare Fortnite con i micro lag. Quindi in realtà. Quindi tu dici stiamo fermi? Io mi starei fermo perché in questa partita ho notato. A posto, parecchi... stiamo fermi, ragazzi. Ho visto parecchi micro lag, se ti posso dire la verità. Allora. Se vuoi chiacchieriamo, nel senso... Sì, bella Riccardo, bella Luigi, grazie mille a tutte e due. Grazie per i 6, grazie per i 2, grazie davvero. Rino, grazie ancora per i 5. Dai, yeah. Allora, devo fare intanto una cosa importante. Siamo in lobby. Sì, io cosa starei... Allora mi metto in full cam intanto. Io starei in lobby aggressiva, sinceramente. Sono d'accordo, mi sono messo in full cam, che così possiamo chiacchierare. Stavo dicendo, il discorso di GTA... Allora, parliamoci chiaro, nel senso... Secondo me... Poi tu sei più o meno della mia generazione, quindi siamo lì. Il mio primo gioco è stato nel 97 GTA, ok? Bella Sara. Il mio primo gioco in assoluto di PlayStation 1. Poi mi sono innamorato, GTA 2, GTA London, insomma tutte quelle che sono arrivate, Vice City, San Andreas, bla bla bla. Rockstar Games, io credo che sia la casa videoludica al mondo più d'impatto come giochi che propone, fondamentalmente perché GTA secondo me è una roba fuori dal mondo, arrivati già a GTA 5 come l'abbiamo visto in questi 10 assolutamente. Anni. Assolutamente. Senti, aspetta un attimo 6, che vedo. Considerando il fatto che potrebbero, anzi che implementeranno l'intelligenza artificiale, potrebbe essere una rivoluzione, non credi? No, ma assolutamente. Senti, ma come faccio a invitare da qualcuno a chiamare? Ho parlato da solo fino ad adesso? No, ti ho sentito, Ciccio. Scusami, mi ero mutato, perdonami. Okay. Sì. Scusa, ok, ho detto cazzo, sono stronzo. No, c'hai ragione. Aspetta, invito un attimo mio fratello in chiamata e quel coglione vai, di... Vai. Osimo?
Vieni là, vieni all'altra chiamata. Sta chiamando Joker? Sì, vieni in quell'altra chiamata. Sono riuscito a stringergli la mano al volo quando ci siamo visti al GV, ma sono dovuto scappare perché mi stavano chiamando sul palco di Gillette. Sì, mi senti? Sì, vieni nell'altra chiamata. Pensavo parlassi con tuo fratello. No, vieni nell'altra chiamata. Arrivo. Oh, mi senti? Mi sento bene. Ok, manca solo quel coglione di Piz. Quel coglione di Piz, mo lo invitiamo. Allora, lei ce l'ha per caso? Io dovrei averlo tra gli amici. Ma eccolo qua, Piz. Aggiungi. Ok, perfetto. Adesso vediamo quando riusciremo ad averlo reperibile. Joker, ci sei? No, sta senza cuffie, sta cagando, ha detto in questo momento. Ok, però comunque una cosa croissante, quindi lo lascio stare. Esatto. E tante robe sai di questo evento che non ci puoi dire, che non vuoi dire? Dovrebbe essere abbastanza lungo. Esatto. Dovrebbe essere abbastanza... Siamo sui 30 minuti, anche un po' qualcosa di più. Penso anche di più, lo sai? Potrebbe essere veramente una roba folle. Sì. Io sono gasato, Ciccio. Potrebbe, come ti ho detto, potrebbe rilanciare completamente Fortnite sta roba. Sono d'accordo su questa cosa. Tra l'altro, Xiu, mi hanno detto che se noi mettiamo la skin di Eminem, quella col cappuccio nero, ci sblocca una skin speciale, lo sai? Sì, Andre sì. J, grazie sì, mille per sì, l'euro. Sì. Che palle sta roba, perché ci vanno famette tutti. Però mi rompo il cazzo. Ma qual è la skin? Slim Shady? Allora, in realtà... penso che sia Slim Shady, ovviamente. Chat, confermate? In realtà io so che la skin viene data a chiunque partecipa all'evento e che ha questa, che ha la skin di Slim Shady. Non serve che la indossi, in realtà, A me mi hanno detto che va indossata. Questo non lo so, chiedo... No, e poi mi dicono che va indossata la mai più Marshall. La mai più Marshall bisogna indossare? Sì. Il Marshall. Cioè, così mi... Chat, mi confermate? Mi confermate che va indossata? Cioè, me lo confermate che va indossata? Grazie, Emanuele. Perché sono curioso anche io a questo punto. Andiamo qua. Ho la chat divisa a metà. Sì, no. Sì, ciao Rocky e ciao Cosmo. Ciao ragazzi, grazie di cuore. Stavo dicendo, io sapevo che non era fondamentale indossarlo. Allora io non lo indosso. A me dispiace dirlo, a me la skin di Eminem e penso che sia una tra le più brutte che hanno mai droppato. Questa è una mia... Non ti piace? Ma per niente proprio. Merda. Ma proprio per niente. A me non mi fa neanche più cambiare le skin, pensa un po'. Bene. Cioè io metto, cambio l'armadietto e lui lo cambia. Semplicemente dice no, mi dispiace, non posso farlo. E invece tu cosa ne pensi? Cioè, ok, di sto GTA... Io sono curioso di sapere cosa ne pensi tu di sto GTA 6. Ma sai, io attualmente non mi faccio nessuna... No. Rimango inerme, devo vedere quello che si sono inventati. Chiaro. Cioè... Chiaro. Allora, io so che dovrebbe essere ufficiale questa cosa. Il sistema della polizia sarà completamente folle. Nel senso, la polizia sarà mossa dall'IA... E quindi, cioè, se tu fai, per dirti, grazie Cooper, se tu fai tipo un crimine punto X della mappa, cioè, non è che se tu fai un crimine lì e poi scappi, dall'altra parte della mappa la polizia non ti insegue, non appaiono subito le stelline. E come funziona per essere ricercato? Se tu fai un crimine, investi uno, per dirti, e mentre investi uno ci sono dei pedoni o degli automobilisti, questi girano per tutta la mappa, ok? Però ti hanno visto, però tu sei scappato. Se ti rivedono, e tu non puoi sapere chi sono, allora ti parte il livello di sospetto, magari tipo dopo 4 ore che stai giocando, per dirti. Sì, ho capito. Che non è male come cosa, da una parte ha senso fondamentalmente. Perché comunque mi scusi però, allora devi dirmi se lei vuole giocare. Aspetti.
Sai, devo giocare con le skin serie o con le skin no, non no, serie, io scusate. Metto le skin iconiche. Mi voglio fare l'evento con il mio Pino. E io faccio sempre l'evento con Coolion, che è questo qua, quindi tutti gli eventi li ho fatti con Coolion. No, non fa più entrare su... Tutti fuori. Tutti fuori, Ciccio. Ma io l'avevo detto. Io l'avevo detto, raga, dovete mettervi molto prima. L'ho detto molto prima. Eh sì. Anche io, ragazzi, un po' che ve lo sto dicendo e... Io sono rimasto con il modem acceso in 4G, non voglio neanche sapere quanto mi ha consumato di giga. Da quando ho staccato la live alle 13. E per fortuna che ha funzionato e che è ancora tutto collegato. Tu pensa, quale cazzo è stato il problema fondamentale? Che l'hotel ci ha dato una chiave, che è quella che tu metti dentro per avere la corrente, no? Sì. E gli ho detto, cazzo, se tolgo la chiave mi si spegne il modem. Quindi è andata giù la PAM in reception, c'era andata un'altra. E hanno detto, nessun problema. 25 minuti di coda, 60 minuti di coda. È un disastro, ragazzi, lo so. E detto questo, invece qualche altro gioco che secondo te potrebbe essere interessante? Adesso non c'è sta niente. Ti viene in mente qualcosa? Non c'è sta niente. Però c'è un cazzo. Non c'è niente. Spider-Man 2? Ma una volta che c'è giochi, che cambia? Cioè, noi ci serve roba multiplayer, Xero. Che una volta che fai World 2, poi... Sì, è quello. È quello, cazzo. Un altro gioco che secondo me hanno fatto la cagata del 2023 e che poteva avere veramente una valanga di utenza se fosse stato in multiplayer era Hogwarts Legacy. Ma pure hai quello... fatto un gioco. Bro, quel gioco è completamente sbagliato dalla A alla Z. Concept Mamma stupendo, mia, veramente. Ma completamente sbagliato in tutto. Cioè, tu non mi puoi fare il finale. Cioè... o il gioco uguale per tutti e mi fai fare la customizzazione del personaggio, stai fuori di testa. Sì, non ha senso. No. Hanno avuto, e chissà quanto hanno pagato le licenze per poter fare una roba del genere. Harry Potter, fondamentalmente, io ho la prova vivente di fianco a me che Harry Potter tira ancora, perché mia moglie è flippata, la Pami con Harry Potter. C'ho la casa che quando entri sembra Hogwarts, e non sto scherzando. Sì, no, è una follia, c'ho le bacheche con tutto di Harry Potter, c'è tutto di Harry Potter ovunque. Mi manca la carta igienica. Cazzo, fai un gioco di Harry Potter nel 2023 e lo metti single player. Cioè, no, fondamentalmente, io ho detto... Se mettevano un cazzo di prato verde con dentro 100 giocatori, a tutti una bacchetta e solo la Avada Kedavra ci giocava più gente. Sì, sono d'accordo. Ci giocava più gente. Sono d'accordo. Mettevi giusto quattro cespugli, il come si chiama, l'albero quello che picchia, il platano picchiatore, tutti con gli Avada Kedavra. Figa, era pieno così, era, fidatevi. Ah, perché dai, io mi stri... E poi però tu urlavi con la chat di prossimità Avada Kedavra. Pizza, hai aperto Fortnite invece di cazzate? L'ho aperto perché... Pizz! Muovete! Pronto! Ci sono problemi tecnici? No, se fin quando tu non entri nella nostra lobby è un problema. Poi una volta che sei entrato è meno un problema. Ok, allora vediamo di entrare subito. Entri! C'è un piccolo problema, poi... ho la coda io. Perché sei un gran figlio di puttana, è quello il problema. Sì. Quanto hai di codina? No, cioè, quindi non era... C'è una roba, invitami, Xu, invitami, dai. Quanto hai di godina? No, in realtà adesso sono dentro. Avevo pensato di riavviare il gioco, ma non lo faccio. Ma sei pazzo? Ma sei scemo? Ma sei pazzo? Cioè, non riavviare nulla. Ma tu ti vuoi vedere il nostro evento, non il tuo? Brutta storia. Ma sei pazzo? No, non entra. Tra l'altro vi do un altro consiglio, non fatelo. Non toccate nessuna impostazione grafica, non cambiate niente. Dammi Lost a me. Sì. Allora, gestisci. Pronti. Io proprio per quello volevo riavviare, okay. Xu, volevo mettere... Ma l'ho fatto una volta, ho perso l'evento. Non si fa. Non tocchiamo nulla. Non si può. Noi abbiamo smesso di giocare pur di non crashare. Sì. Abbiamo fatto una partita, Pizzi, ci siamo fermati. Avete fatto bene. Ve l'aspettavate il trailer in uscita prima dell'evento? Ma sai che non l'ho ancora visto io? Io l'ho visto, è molto bello. Non lo guardo sul cellulare. Bravo, veditelo sul cellulare, molto bene. Che sono stronzo, cazzo. No, molto bene. Okay. Ciccio, sarà uscito che te la mando al volo. Su YouTube. Aspetta, la mando io. Ah, me le devo aprire. Aspetta un attimo, Non accetti. Ok. Aperte.
Vai, mandata. Trailer capitolo 5. Ma perché hanno fatto uscire... Perché hanno fatto uscire, figa, il trailer prima? È quello che mi sono chiesto anch'io. Perché sicuramente c'hanno paura degli sneak, no? E quindi dice, sai che c'è, vaffanculo, lo metto prima. Certo, lo metto prima. Me lo sto guardando? Andiamo a vedere. Mappa nuova. Merda, il treno c'è veramente, non ci credo. Eh sì. Merda, l'avevano detto. Ok. Raga, mi sto guardando il trailer, un secondo in chat. Onestamente è un bel trailer, cioè, sembra interessante. Armi nuove completamente, tutte nuove. No, ragazzi, ci sono i mirini che però... Customizza le armi. Cosa dici riguardo al fatto che si possono livellare le armi? Cioè, ti piace come idea? A me piace. Ciao, Jessica. Onestamente. A me piace tanto. Raga, conquista il treno. Ma... No, è veramente basta, figo. Con le mod con le armi è finita, ragazzi. È finita. Era quello che mancava. Si sono giocati già l'ultima carta della modifica alle armi. È vero, l'hanno giocata. Porca troia. Questa è l'ultima carta che puoi giocarti. La modifica delle armi e la customizzazione delle armi. Qua vai a fare come Battlefield e Call of Duty. Sì, qua abbiamo fatto lo step successivo. Salvo, sì. Se adesso tu chiudi e riapri il gioco, non ti fa proprio rientrare nel gioco. Vabbè, ragazzi, ma di che Fortnite stiamo parlando? Ma hai visto le macchine, Xiu? No, è una follia, Piz, Ciccio. Io, ragazzi, sono anni che... No, sono... sì, hanno fatto la collaborazione, si vede. Sono pazzi, sono completamente pazzi. Il trailer, ragazzi, lo trovate su YouTube. Io con Piz ne avevo già parlato di questa cosa, ma con Ciccio non gli abbiamo mai chiesto, Piz. No, è vero. Secondo te è giusto o sbagliato la possibilità di customizzare un'arma in base a quanto la usi? Secondo me è giusto, ma il problema non è quello. La domanda è sbagliata. Perché nel senso che poi tanto tutti giocheremo la stessa arma con gli stessi equipaggiamenti. Quindi sarà il culo di trovare le giusti equipaggiamenti e la giusta arma. Tu dici che sarà così? Per forza. Non è che a me piace la mitraglietta, ma la mitraglietta fa cagare, allora io la customizzo. Io la butto, mi prendo la K perché la K è forte, perché va usato così. Vi faccio perché magari domanda. Sulla capo... Bella RCM. Vai. Secondo voi gli accessori, cioè, sono qualcosa che tu crei la classe fuori e poi ogni volta che raccogli l'arma... No, è tipo Apex Legend. Ah, tu dici ti devi trovare i pezzi in giro? Ed è così, è fighissimo. Devi trovare i pezzi in giro? Secondo me sì. No, io spero di no, ti prego. Bro, ma non ha senso che tu ti customizzi... No. Ma ragazzi, se ci pensate, è inutile customizzarsi le armi in pre-lobby, scendi e l'arma spona... Cioè, mentre ce l'hai in mano, si spona con... Quello è vero. È impossibile. Ma non era così, tipo, alla Warzone? Adesso non vorrei, però... No, perché tu con Warzone parti già con loadout, che è la classe. No, con i rifornimenti. No, tu Warzone prendi, poi tiri l'airdrop. Scende il tuo airdrop e prendi le tue armi. Se fanno questo è palesemente Call of Duty 2.0. Se fanno come dice Xuder, è completamente sbagliato. Se trovi gli equipaggiamenti durante la partita, secondo me ci sta. Guido Piras, grazie mille pesi euro, patato. Minchia, tu pensa che magari atterri e in una casa trovi solo pezzi delle armi? Ma infatti bisogna vedere, secondo me... Capisci. Ma secondo me è più palese due di queste teorie. O che ci fanno cadere l'airdrop, perché vi ricordate che prima noi potevamo chiamare l'airdrop in una season. Cioè tu lo potevi... Sì, certo. O così, o ciao, che Joker. Te la devi buildare durante la partita, se no non ha senso. Porca troia. E allora facciamo questa domanda anche a Joker, scusami, adesso che entriamo. Ma lì. Simone, ma che cazzo ne sa? Ah, belli, senti, io sono il pro player di Fortnite, capito? Cioè, non ve l'ho mai detto, per favore, Non ce l'ha mai detto, però adesso con la nuova season... Lo dimostrerò con la nuova season, esatto. Ci sta. Oh, mi spiace di averti fatto solo una stretta di mano, cazzo, ma dovevo volare sul pacco di veloce, qual è il problema? Nessun problema, cazzo, già è stato un miracolo aver visto Ciccio. Io stavo sempre là, sono stato attaccato lì allo stand, stavo sempre. Ma era con Ciccio, io non l'ho visto. Cazzo. Era, sì, ma non era sul palco, era a sinistra sotto. Infatti, sono sceso, non so neanche perché. L'ho beccato. Sono sceso perché l'ho visto. Sì, esatto, se non apposta. Esatto. Se non ti ho visto, scusami, Joker, non l'ho fatto apposta. Eppure non so, piccolo,
che non mi hai visto. No, no, allora, no. Chat, tranquilli, quando ci sarà l'evento, noi saremo in questa scena. Non ci sarà roba che copre lo schermo, sto in green screen, quindi si vedrà molto meglio rispetto a qualsiasi altro evento che abbiamo fatto. Tranquilli, belli scialli. Salse di tosse. Parlo, Joker, l'ha leccato, l'hanno fatto vedere. Amore mio, mi potresti portare un po' di tè caldo, per favore, con un po' di miele? Però il miele non quello di castagno, mettemi quell'altro. Come l'hai scelta te? Ok, in realtà non lo sappiamo. Bella Lorenzo, ancora è Karim Magram, grazie mille, €20, grazie. Ah, tra l'altro, chat, durante l'evento toglierò anche le ricompense, ve lo dico, eh. Ok. Sai che cosa? Non vorrei, cioè, non vorrei che fosse una porcata, nel senso, si sente basso l'audio del sacco, lo alziamo subito. Stavo dicendo, il discorso ti ho alzato, prova a farmi un check check, Pete. Check check, prova, meglio. Sì, 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 ce l'abbiamo, ce l'abbiamo. Il problema è, allora, già Fortnite è un gioco che ti devi dannare per trovare le armi in giro, nel senso. Vero. E quindi, cioè, fai quello, considerando che comunque è un gioco veramente dinamico, non è che c'è tutto sto tempo e che non c'è respawn. Quindi non è come tipo Battlefield, giusto, che vabbè, prendi, muori, rispawni subito finché non finisce la partita. Non possono farti perdere tempo a trovare i pezzi delle armi in giro, non capisco come fanno. Non lo so. Non credo. Infatti sta cosa è un po' particolare. Perché già comunque è un po', è un po'... non è facile. Io posso dare chiedere, armi. Joker, tu giochi a Call of Duty, a Warzone? Guarda, ci stavo giocando un po' ieri. Ok, mi puoi dire sta cosa? Grazie, allora, Nipo, grazie mille per l'abbonamento, patato. Mi confermi che l'arma si monta in base a come te l'hai accessoriata in lobby? Ma anche prendendo... ma prendendo no, le armi degli altri, però. Attenzione. No, no, l'arma... io dico lascia stare l'airdrop. Devi, okay, chiamare anche... l'airdrop... Cioè, quindi tu se prendi tipo una cappa, uno scartaterra, non si... No, ma come fa a materializzarsi, Piz? No. Scusami, eh? Ma non è possibile, Piz? Ti giuro che ero convinto che invece si montasse tipo... Ma no, no, ma no, no, ma no, ma no. E allora è un problema. Ma no, sarà più probabile, l'ho detto, problema. O metteranno gli accessori in giro, o metteranno semplicemente che l'airdrop ti fa scendere la tua arma, ne sono convinto. Ok, ho capito cosa intendi. Quello... per forza quello, o magari metteranno comunque, delle ragazzi, macchinette, o magari metteranno le macchinette, sì, che puoi comprare gli accessori o ti puoi comprare l'arma tua predefinita, ragazzi, pensateci, o rimetteranno essere... i materiali, ah, tu dici, la creo, è certo, è certo, o come la season quella là, però quando quella lì, ti ricordi la season quella là, che tu potevi craftarti la roba, magari ci fanno, sì, riprendere i materiali, ah, e ti crafti, sì, la roba, e ci sta, raga, ma qualcosa troveranno, dai. Sì, 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 quello, sì, ha senso. Ma sì, quando sì, si prendevano, no, i pezzi meccanici, bravissimo. Magari stavolta sarà tipo un po' futuristico e puoi trovare la lente in ingrandimento, puoi trovare quello e ti crafti quello che riesci. Secondo me ci sta. Cazzo, che roba folle, che, però è molto interessante, bella questa cosa. Ciao Pinuzzo. Piz, guarda che puoi ringraziare anche tu se vuoi, eh. Sì, cioè, senza, cioè, problemi, noi... sì, sì, fate quello che vi pare. Stiamo ringraziando, okay, così, infatti, molto, molto fast. E invece l'introduzione, secondo voi, dei Griffin, c'ha senso, non c'ha senso, solite cagate? Dei cosa? Aspetta, non ho capito fatto... un cazzo. Hanno messo i Griffin, cioè c'è Peter Griffin. Minchia, sì, sì, sai cosa? Cioè, non ho capito perché li continuano a mettere in modalità tipo anime, quindi cartonati. Cattolo. Oh, minchia, vero? Ma vero che sarebbero più belli senza quel bordino? Per me sono inutilizzabili con lo stile cartoon. È vero, io sono d'accordo. Sì, sì, sono d'accordo. Ti accetto subito lo squad stream, Piz, che mi dicono che me l'hai stato mandato. Cioè. Me lo dice la moderazione. Come si dice, la storia del... ma pure quegli ultimi che sono uscite, Invincible. Invincible, no, tutte e tre cartoni. Boh, fanno cagare proprio. Cioè, nel, sì, senso, no, fanno cagare, non capisco... Vero. E i Griffin, allora dici Futurama per dirti, pure Bender, sarebbe pure stata una skin carina da giocare, o Fry, o le... però porco, vero, Diaz, boh, non... beh, a parte che Bender è enorme, è ingestibile, non puoi assolutamente giocarlo, non lo so, no, non si può. E invece scusatemi, ma sto treno, cosa vuol dire conquista il treno? Io ho fatto la mia premonizione, se si dice così. Penso che come, okay, per la bandiera, ti ricordi, Xu, che c'era la bandiera tipo nei tornei che ti dava dei punti?
Sì, certo, stai parlando dell'isola, okay, ovviamente. Bravo, dell'isola, tipo quel che tirava 15 punti nei tornei. Secondo me sarà un obiettivo simile. Che magari ti garantisce cazzo anche una un treno particolare. Pazzesco, pazzesco. Non ho capito anche se pensate che... quello del delle lame. Le lame? Ci hanno fatto vedere le lame ninja, tipo quelle che ti fanno... come cazzo si dice? Tipo ti permettono di lanciarti su un nemico al volo proprio. Cazzo, questa non era nel trailer, tipo a metà, mi sa. Ma porca trota. Perché l'ho visto una volta, adesso velocemente il trailer. No, ma anch'io l'ho dovuto riguardare due o tre volte, sennò non ti rimangono. E no, è quello, nel senso, voglio vedere un attimino se il problema è della chat vocale, perché ti sentono basso. Ma che non vedo. Io mi posso anche alzare il microfono, me lo posso alzare volendo. No, no, tu non devi toccare niente, pizzente matto, adesso ti sistemo io. E dentro te lo puoi alzare un po'. No, aspetta, esatto, dice che è un pochettino troppo particolare. Una lobby così calda mi si potrebbe alzare. Ti prego, Piz, alzalo tutto. Si alza tutto. alza tutto, cazzo. In realtà ho equilibrato il mio volume così ti sento. Ho provato le gallette al tartufo, che a me in realtà il tartufo non fa impazzire. Cazzo, non è per niente male. No, sono buonissime, zì. Poi a me... Anche quelle col formaggio. Allora, regà, non avete capito. Io vi dico, quelle a formaggio sono devastanti ultimamente. Un'altra cosa, se vi piace il burro di arachidi, regà, dovete provarlo quello di Alex Theory. Non sto scerzando, è una roba fuori davvero di testa, sì. Ma lo giuro. Ma lo sai che ancora devo assaggiare, ci vuole metà. Simo è fuori di testa. Ci sta solo. Ci sono solo le arachidi. Non c'è nient'altro. È una roba fuori di testa. Ma veramente? Yes. Merda. Tu prendi. Noi abbiamo iniziato. Sì, prendi. Dimmi. Stammi a sentire. Una. Le cialde tipo quelle messicane bianche che sono dolciastre. Dentro ci metti burro di arachidi e marmellata. Zì. Madonna. Zì. Merda. Zì. Una perché roba la marmellata ti dà quel dolce lì che guarda una che roba non ti fuori di testa, il fuori, di arachidi. Fuori di testa, fuori di testa. Beh, fuori io di testa. Guarda, quando sono andato in California 2 mesi fa, ci siamo portati a casa con la PAM il barattolone di burro d'arachidi, perché quello che abbiamo preso qua in Italia faceva cagare. Quello che hanno in America è troppo buono. Allora io ti dico, prova quello di Alex Theory, non sto scherzando, provalo, è fuori di testa, fuori di testa. Puttana. Cazzo, lo assaggerò. Si è uscita la modalità, io non vedo niente. No. Ma aspettiamo ancora 3-4 minuti. Non dare retta alla chat, Pizza, stai calmo. Okay, non mi fa agitare perché no, è una comitata. No, allora ascolta, alle 19:30. Ti dico che dicono di fare i complimenti al panino di Ciccio. E cazzo, lo voglio provare anch'io adesso. Sto contento, mi fa tanto piacere. Sì. Calcola, sold out. A breve. Sold out in 3 giorni. Sold out completo. Ma si può ordinare in modalità roba. Anche, come posso dire, cioè anche singolarmente, un singolo pezzo proprio? Ma sì, su Deliveroo, ma devi essere coperto. In questo momento cercheremo di coprire nel 2024 tutta quanta l'Italia. Ma attualmente si possono comprare solamente da martedì, perché in 3 giorni hanno buttato giù tutti i ristoranti. Nessuno ha più niente. Ah. Finiti di sono panini. Molto contento di questa cosa. Porca grazie, fa tanto piacere. Vale. Dimmi. Io ce l'ho... A me è arrivato il giorno in cui io sono partito. Sì. E quindi appena torno stasera, lunedì, domenica sera lo vado a prendere. Sì, perché lo sai, comunque la carne dura dai 4 ai 5 giorni, capito? Quindi pulled pork lo dura anche 12-15 giorni, il pulled pork. Lo so. Puttana. E in realtà da martedì ci sarà il pane diverso dentro al Deliveroo. Perché abbiamo preso tutti i feedback che ci hanno dato i ragazzi che li hanno mangiati. Vogliono l'hamburger con il paguro di Ciccio Gamer 89 e ci mettiamo quello. Grazie. Figo, cioè, proprio nel figo. Sì, sì, ci sarà il pane brandizzato, metteremo più salse, faremo il bacon più cotto, la carne meno cotta. Cioè, praticamente questo è una cosa di community, capito? Cioè, non è, faccio un esempio, non è il McDonald's che dice il panino è questo e questo rimane. In base alla community procediamo, capito? Bello, figo, sta roba, figo, bello. Figo. Fa tanto piacere, allora, grazie. Io però sì, assolutamente sì, e non vedo l'ora appena... E sono partito per Torino. Tra l'altro, ragazzi, 10.000 aspect, siete pazzi, cazzo. Let's go! Però io ho delle persone che stanno dicendo... C'è la modalità Big Ben. Eccola qua, ce l'ho io, messa. Si parte. Ragazzi, tranquilli. Signori, io entrerei subito nella modalità, non so voi, ma io a cannone andiamo dentro la modalità, ragazzi. Let's go. Allora, io devo fare un'altra cosa importantissima. Devo fare una cosa importantissima. Vai. Vado qua.
Perché io ce l'ho anche su PlayStation. Però su PlayStation, però ancora non mi è uscita. Lo fallo. Comunque è arrivato un messaggio. Dice l'isola è offline. Cioè, merda. Sì, temporaneamente offline. Il gruppo non riesce a connettersi. Sì. Ok. Allora, beh, può essere che stanno un po' incartati, raga. Esatto. Sì. Rifacciamo ancora. Non pronto e pronto? Aspettiamo qualche secondo. Aspettiamo qualche secondo. Perché io sulla play non la vedo. Quindi secondo me c'è qualche. No, Django. Hanno dei problemi. Sta esplodendo il gioco. Sta esplodendo. Sì. Grazie, Tommy. Grazie, Nabi. Grazie, ragazzi. Raga, bacio. Qualcuno che c'ha PlayStation che mi possa confermare che ancora non c'è la modalità, per cortesia. Proviamo a rimettere pronto, ragazzi. Stessa domanda ve la faccio anche io, ragazzi, per Ciccio, anche se lo sentite. Ci dicono che il countdown non c'è, mi dicono. No, io ce l'ho. No, non c'è. Beh, vabbè, c'è la modalità. Ho capito, un po', dai, ho capito. È un po'. È un po' incartata, vabbè. Da play non c'è, è un po' incartata. Avete messo pronto, ragazzi? Yes. Sì, 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 sì. Okay. Sì, dice in attesa che il matchmaking abbia inizio. Perfetto. Niente. Sì. Da errore. È in attesa che il Joker sia pronto, metà. No, io ero pronto, mi ha tolto il pronto da solo. Ok, fate a nulla. Ok. Ragazzi, ti ha tolto il pronto da solo, Joker? Sì, adesso me l'ha rimesso da solo. Cioè, rimettete pronto. Ok. Okay. Non è che c'ha problemi Joker? Non è che l'ama che sta cercando si è fregato un problema delle fighe degli aggiornamenti, potrebbe essere necessario un aggiornamento. Il ripristino della connessione. Niente. Mi sta facendo a me questa roba, Su Play è uscito The Big Bang. Ok, e God. Provo a matchare su PlayStation in questo momento, ricerca aggiornamenti. Vi faccio pronto. Assolutamente. Dai, Adesso vi saluto, ragazzi. Ma secondo me è tutto intasato. Qualcuno è dentro, qualcuno è no, mi sa. Tranquilli, stiamo facendo roba. La coda è piena a te, Nios, però dice. Dai, Stiamo tranquilli, aspettiamo un attimo. Noi attendiamo. Ma che la coda è piena a noi va bene. Matchmaking è annullato dal leader del gruppo, non è vero mai. A me dice temporaneamente offline, loro sono riprova. Bene, sta esplodendo. Sì, un ragazzino per i 2 euro. Quindi è questo. Ma, il Big Bang, esplode la lobby. Ha senso provare a rifare la lobby, è una follia. Una follia. Io non toccherò. Una follia, riproviamo a cannone, ragazzi. Riproviamo a cannone. Sono provato a cambiare l'host della stanza. Raga, mi fate una cortesia, dato che la gente purtroppo è ritardata. Grazie. Mi dite come si tolgono la possibilità di mettere. Grazie, Cere. Ciao, Carlo. Ciao, Dio cane. Come faccio a togliere chat la possibilità di mandarmi la richiesta d'amicizia, per cortesia? Che tanto. Aspetta. Ti sentite? Sì. Io non sento uno che ha detto ti suono il cazzo, ma cosa vuol dire? Vabbè, è tipo il flauto, uguale. Impostazioni poi. Ci siamo. Pensa, io dentro la PlayStation sto dentro, raga. No, non è possibile. Sì. Sei dentro dalla Play? Sì. Dobbiamo rifare il gruppo, ci. Non sono convinto di questa cosa. Ok. No, dovrei provare. Il matchmaking, vediamo un po'. Esatto. No, il gruppo non c'è con secondo me. Usciamo, rientriamo? Prendiamo questo coraggio? Mamma mia, che paura. Aspettiamo che Ciccio dice qualcosa. Dai, ci vogliamo provare? Ci proviamo, dai. Ce la giochiamo. Dai, siamo fottuti. Vi rinvito io. Vai. Allora. Vai, manda l'invito. È andata, siamo fottuti. È andata, via. Siamo fottuti. Allora, tutto. con calma. Non mi vedo neanche online. Alla codice, Siderone, invito, Joker, invita nel gruppo, Piz, invita nel gruppo. Siamo eccolo. Bomba. Ci siamo. No, ma chi rinvia il gioco? Siete pazzi, Paolo. Vai, riproviamo. Scabrera, ci fa un'ora di attesa come minimo. Calcola, se riavviamo il gioco ci sono un'ora di attesa per entrare. Vediamo. No, non si tocca, questa è una follia riavviare. Mettete pronto, ragazzi? Io ho messo non lo pronto. Metterci, io l'ho messo. Adesso sì, me l'ha io messo. Io sono pronto. Ok. Me l'ha messo tutto. Dai, Raga, mi dovete dire chat, aspetta, mi dovete dire come... Amore, tutto, mi cerchi quella roba, per favore? Per favore? Mica che ansia, pare che stava a fare una finale mondiale. È sempre un casino. Non va? Merda, raga. Come è possibile? Merda, ragazzi, raga. Ragazzi, ma se entriamo tutti singolarmente... ma era bello entrare insieme.
E pizza, lo so, anch'io che era bello entrare insieme, ma è più bello vedere l'evento. Sì, no, sono d'accordo, vogliamo provare a entrare singolarmente. Aspetta, aspetta. Riproviamo ancora, ragazzi. Riproviamo ancora, ragazzi. Okay. Tanto sta facendo ricerca aggiornamenti. Non demordiamo. Dai, cazzo. C'abbiamo ancora, un po' di tempo per entrare, tranquilli. In effetti, anche una decina di minuti ce li possiamo giocare. Sì, io andrei massimo alle a 15 minuti come deadline. Allora, impostazioni, account e privacy. Vedi, giuro, la gente è proprio mamma mia che mongoloidi. Poi impostazioni, account e privacy, mi dice qua. Account dov'è account e privacy? Non mi devi dire su PlayStation, amore. Ho cercato PlayStation, ma aspetta. Qua mi fa vedere questa immagine. Account e privacy. Social privacy. Privacy nel gioco. Find and invite permission, quindi dovrebbe essere privacy social, permesso invito amico. Devi cercare permesso invito amico e non vedo niente. Dovrebbe essere nessuno. Non vedo niente. Privacy sui social. Eccolo, privacy sui social era. Ecco. Permesso invito. La daffanculo tutti, bimbi merda. Dai, morite adesso. Stupidi pagliacci. Ok. Ragazzi, eccomi qua. Comunque stiamo ricercando la partita. Stiamo provandoci, brutta storia. No, tempo a tempo, pure prima mi ha fatto così, tranquillo. Ma scusa, tu sei entrato subito da PlayStation, Ciccio. Stai tranquillo. Prima pure su PlayStation mi ha fatto la stessa identica cosa. Era Jolly. Ma già ciaccia, ci devono tenere qui anche proprio. C'ho tutte le spuntellate sulla sedia. Raga, in questo momento noi stiamo in ricerca della partita. Ci deve matchare dentro una partita. Quindi calmi. Dai, cazzo. Comunque Ciccio è rilassatissimo, proprio incredibile. Ma no, per forza, dobbiamo stare per forza così, raga, perché sennò è un macello. Madonna. Guarda Ciccio che vi dice sempre le cose giuste. È entrato. Entra. Cazzo, entra. Con calma, con calma facciamo tutto. Ogni scritta che cambia lì è un infartino comunque. Con calma, ve l'ho detto, state tranquilli. Mamma mia. In attesa che il drone sia pronto. No, in attesa. No, mi sa che è andato dentro Xuder, è andato. Solo Xuder è entrato. No! No, stiamo andando piano piano. Io ancora no. Non toccate niente. Io ancora no. Non toccate niente, per favore. Merda. Io ancora no. Allora, ha tolto il pronto a tutti, no, quindi probabilmente stiamo per entrare. Pizza è okay, andato, pizza è entrato, pizza è andato. Ci siamo. A me dice Big Bang disattivato. Ok, sono entrato pure io. Buono. Dai, ragazzi, un attimo, Simo, e porta pazienza. Ma ha detto unisciti. Che significa unisciti? Mi ha cagato fuori a me. Dai, Joker, non ci credo. Simo, starta singolo. Ricerca di aggiornamento per bravo, stai fermo un attimo, Simone. E VMS, sì, complimenti per me. Ma è proprio da vender culo. Se vuoi, continuisci, mi ha detto. Praticamente. Ok. No, perché t'ha chiccato, cazzo? Grazie mille per tutto. No. Aspetta! Stai calmo, ti ho detto. Ho dovuto rimetterli pronto, praticamente. Dai che entri. Sto entrando. Vai, entra! Entra! Io ve l'ho detto, dovete stare più tranquilli, dovete stare, ve l'ho detto. Sono entrato, Xuder. Dai, grande! Dai, il King è sempre il King. Io comunque ve lo dico, nella mia live voglio ringraziare, siamo quasi 20.000. Sì. Sappiate che se io arrivo a 100.000 spect mi faccio merda. Pelato. Merda! Porca troia! Merda. Io ve lo dico. E VMS, se io arrivo euro. A 100.000 spect invece mi faccio ciccio. Non so bene. La prossima volta che lo vedo gli ficco la lingua in bocca, così proprio. Oh, pure io voglio limonarvi a tutti, cazzo. Facciamo una roba di gruppo allora. Ok. Dai, che siamo dentro, raga. Una roba di gruppo, sì. Raga, io nel mentre vi voglio ringraziare che siamo così tanti. Vi esorto a utilizzare il mio codice creatore CiccioCamera89 se vi va di supportarmi. Vi voglio un sacco di bene. Scherziamo, ma ci sono veramente tanti ragazzi che ci stanno guardando in questo momento. E è veramente figa questa cosa. Molto bello. Sì. Noi li vogliamo bene e so che loro ci vogliono bene, quindi grazie. Grazie, ragazzi. È tutto un bene. Ah.
Raga, io vi giuro su Dio. Parliamoci chiaro: da quanto è che Fortnite non faceva un evento? Sì. Raga, tantissimo. Io mi aspetto una roba impossibile oggi. Io mi aspetto una roba impossibile. Cioè, Ciccio, tu ti rendi conto che l'ultimo evento che hanno fatto, a parer mio, è stata una gran cagata? Pizze, venite qua da me, per favore, vi faccio vedere una cosa. Chiudere Pizze, venite qua, vi faccio vedere una cosa. Che è un easter egg che forse non sapete. Venite qua. Pizze, ci sei? No, è mutato. Pizze sta pisciando, non guarda a 33. Sì. Sulla montagna ci sta. Ci sta una luce. Una luce. Quella là appare solamente quando ci sono gli eventi. Ma ovviamente? Sì. Merda, questo non lo sapevo. Perché non cosa sta a significare? C'è uno che si accampera. Una cosa un po' strana. Non te lo so dire bene. Però è quella roba là. Sì. È quella roba che là. Che follia, cazzo. Che follia. Comunque tu hai chiesto prima l'ultimo evento. L'ultimo evento è stato quella porcata di merda che abbiamo fatto sui mondi, ti ricordi? Sì. Che dovevi prendere i pezzi, cercare... Cioè dai, non era un evento, era una minchiata, dai. Che cazzo era quella? No, ma era proprio brutto in realtà, cioè... Ma... A te è piaciuto? No, no, assolutamente no. Che ci sono abituato troppo bene prima e quindi quello là proprio non era all'altezza. E niente proprio. Stai dicendo pizza, scusami? No, io volevo dire, avete notato che il razzo, rispetto a quello del vecchio capitolo, gli è stato aggiunto la macchina del tempo, perché in teoria Jones dovrebbe provare a viaggiare nel tempo per tornare nel futuro, in sostanza. Sì, perché c'è tutto il discorso del punto zero. Ah no, è qui. No, no, dovrebbe esserci. Sì, sì, è qua, è qua. È un porco. Ma tra l'altro... Ragazzi, avete notato che per la prima volta, a me l'ha chiesto, prima di entrare sull'evento ci ha detto di sincronizzare audio e video? Sì, sì. A voi non l'ha chiesto? Sì, come no. Sì, l'aveva chiesto. A me non mi è successa una cosa del genere, quindi... Sto cercando di togliere gli alert, serve. Ragazzi, Ma per me l'hanno fatto per il concerto. Enable. Perché vogliono spingercelo a cannone, guarda, infatti alziamo... Io qua ho fatto zero di volume e anche disabilitato. Che cazzo devo fare io? Disabilitato. Okay. E parte. Va bene, lo tolgo. Stavo dicendo... Eccomi, stavo dicendo... Anch'io, ragazzi, Pizzi, io gli alert li levo quando c'è l'evento. Converrebbe. No, io tolgo tutto, ma non esiste, cazzo... cioè, ragazzi... Io ci sto provando, ma io ci sto provando, ma ti giuro su Dio, c'è Streamlabs che fa di un cagare veramente enorme. Cioè, io sto provando, ma continua a buttarmelo. Perché non usate Stream Elements, raga? Comodissimo, figa. Su Stream Elements tu puoi creare gli overlay personalizzati in base all'occasione, cosa che non puoi fare su Streamlabs. Cioè, io almeno credo sul full cam ho degli overlay che posso, magari sto andando in IRL, butto dentro il codice e c'ho degli overlay light per il full cam. Senti, abbonati, per la live io tolgo abbonati, tolgo super chat, io tolgo tutto, sti cazzi. Ma proprio perché ha messo... Io proprio dalle fonti sto togliendo la roba, ragazzi, cioè sto proprio... non me ne frega un cazzo, non può decidere... Ne rimane vuoto proprio. Cioè, mentre l'evento, mentre mangi, cioè che canzoncine mie, non mi sembra chiaro. No, è meglio evitarlo. Ma si può andare in giro in tutta la mappa? In realtà vogliamo provare a fare una passeggiata un attimo. Io sto andando in giro e mi fa andare ovunque. Dove cazzo sta andando? Ma guardi, ma io tra l'altro non puoi neanche aprire la mappa. Sì, vado in giro con la moto, figa. Ma ci sono Giorgio, grazie per l'euro. Esatto, ragazzi, siamo 22.000, a prescindere che non riusciamo, sti cazzi, cioè a prescindere che non riusciamo non fa niente, raga, siamo comunque tantissimi, io vi voglio un sacco di bene, vi metto anche una pubblicità, così, giusto per... Posso tutto, sono tutti sul razzo. Sì, anche perché mancano veramente poco, 15 minuti. Per quello che sarà probabilmente uno degli eventi più storici di Fortnite, ragazzi. Ma voi pensate, povero, il mio profilo di l'altro profilo della PlayStation che guarderà l'evento da solo, cioè senza fare un cazzo. Sarà lì e... Ragazzi, buonasera. SPicco, ragazzi, 1000 per l'euro. Sì, anche da me in chat dicono tutti quanti 50 minuti di coda. No, ragazzi, secondo me se entrate adesso non entrate più. Guardatevi le live e basta.
Guardatevi le live e non appesantite no, i server. No, no, ma non riusciranno mai a entrare. Impossibile. Mi dispiace, regà. Io volevo dire che doveva fare prima. Impossibile. Ve lo diciamo ogni volta che succede una cosa del genere, ragazzi, sono eventi dove c'è... Ma qua ci saranno milioni di persone collegate, eh? A uno dei miei vorrei dire un'ora e 14 minuti. Ah, lascia perdere. Ecco, lascia perdere, bro. 14. Lascia stare, è finito l'evento. Meglio che vai fuori a mangiarti una pizza, accendi il telefono e te lo guardi da lì, nel senso, cioè... Non stare su Fortnite, cazzo. Ma no, stai live. Intanto stai vediamo in cosa live. Succede, raga. Siamo a vedere. Sì, guardate le live e vediamo cosa succede. Quindi... Il treno, io sono ancora questo di sto Mattia, treno, raga, perché mi fa impazzire da vedere. E secondo me, avete visto che nel trailer fanno vedere anche qualcosa sotto, tipo metropolitana? Cioè c'è il treno, ma poi si sì, va ancora sì, più vero, sotto. È vero. Quindi potrebbero esserci dei sotterranei, dite, o roba del genere? Potrebbe esserci qualcosa sottoterra o... In realtà, a guardare la mappa dal trailer, sembra ambientata tipo... In una zona, cioè, sembra molto europea, non so come dire. Cioè, sì, ho capito quello che dici. Hai capito cosa intendo? A livello proprio... Sì, sì. Di grafica, sì, di case, bella. Robe. Ciao, gatto. Molto bellina, sembra... Vediamo, sì. Vediamo com'è. Diciamo che... Bambina, allora, il discorso è semplice, raga. Fortnite si è giocato... Cuore, ragazzi, guardate qua. Merda, il coricione. Grazie, ragazzi. Questo è molto bello, questo cuore. Questo è un bel gesto, devo dire. E... Vai, Matthew. Cioè, allora, Fortnite, ragazzi, si è giocata la carta di riportare la Season OG ed è una carta che non potrà mai più giocarsi, secondo me. Cioè, non tornerà mai più davvero ormai, questa mappa. Ormai. No, la mappa tornerà. Esatto, hanno detto la mappa che tornerà nel 2024. Ah. A questo non... Me lo sono perso. Sì, 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 l'hanno detto prima per quello, perché stavi tornando. Ah, ok, ecco perché. Eh sì, perché oggi sono strapieno. Quindi tornerà nel 2024. Merda. E l'altra così domanda è, quindi a sto punto, ci sarà anche la collaborazione con Lego adesso, che dovrebbe iniziare a breve, tra parentesi. Vero. Il 7 dicembre sì, dovrebbe. Esattamente. La collaborazione con Lego dovrebbe portare una valanga di roba grande, a tema Lego. Ma sai su che vorrei? Io vorrei vedere un roller coaster gigante in Fortnite. Merda, ciccio il roller coaster. Mi piace, ma mi piacerebbe troppo, zio. E ti spari sul roller coaster. A cannone, dici? Sì, proprio sì, per divertirti proprio. Sì, 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 sì. Beh, ma io credo che in... Ah, tra l'altro, chiaro, c'era un altro... Dimmi. Io a febbraio me ne rivado a Orlando. Minchia. Ma sei pazzo? No, no. No, no. Cioè, quanto stai, scusami? Altri 13 giorni. Porco diaz, ciccio. Federico, io adesso parto il 18, 12 vado... euro. Dimmi. Io parto il 18 e vado a New York. Lo so. Faccio dal 18 al 23 dicembre New York e... Bello, appena torno da New York metto fuori la barra per Tokyo. Bello, vado, bello, bello. Tokyo. Carpa, Tokyo. Io a Tokyo andrò Giappone e Cina a fine maggio. Sti cazzi, ma... Pizzi, te che facciamo invece? Una grigliata? Voglio capire io qualcosa. A casa mia qui vicino a Rimini. vabbè, dai. Ci facciamo una grigliata. Qual è il problema? Sì. Grigliatina. Ascolta, Ciccio, se sentiamoci questa cosa, no? Bro, sì, certo, ovvio. No, no, come no, ovvio. Io te voglio portare Disneyland Paris con me, hai capito? Lucavelino, bella. Quello lo facciamo, nel senso. Ma scusami, adesso non sto scherzando. Vuoi mettere in quattro che parlano italiano in un posto dove manco capiscono a momenti l'inglese? Però tu con chi? No, vado con la mia love, vado. Eh beh, certo, ci mancherebbe, anche io vado più fatto dalla moglie, ci mancherebbe. Se lo goda, cazzo. Deve essere una figata, deve essere. Io, ripeto, non sono un amante del Giappone, della Cina, perché ho preso una decisione quando ero piccolino e ho detto, se comincio a stripparmi con le cose giapponesi non esci più, poi. Cioè... No, ma Joker è così, Cioè, è pesante, action figures, manga, anime, insomma, ti strippi tanto. Cioè, lì poi... ti dedichi a quello. Bello, però, allora ho deciso di non avvicinarmi. Perché c'è troppa roba, ma poi c'è troppa roba figa, fondamentalmente. Allora ho deciso di non avvicinarmi mai a questa cultura come so fare di solito verso altre cose. Però secondo me va visto. E Tokyo deve essere una gran figata. Meno di 10 minuti. Ho visto Ciccio. Meno di 10. Ma non vai in live da Tokyo?
No, 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 no. Bella Cristiana. No, 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 no. Ate. Fuori no, con però, i video bravo, per l'esperienza. Bravo, bravo, bravo. È ovvio, 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 ovvio. Ci sta, ci sta. Ci sta. Minchia, te ne rivai Orlando 13 giorni. Chiamate, poi il codice Paguro Live che Ciccio. Quando hai un canale YouTube che gira. Ora che sono bloccato. Ah no, ok, mi sono mosso. Sparisce. Quindi mi raccomando, non usare il codice Paguro Live. Non sento niente. Sì, no, vergognoso. No. Ragazzi, chi vuole codice Paguro Live sullo shop di Alex Theory, che vi danno 3 pacchi di gallette in omaggio solo per questa sera. Io ve lo dico. Io ve l'ho detto. Ciao Sky, saluti David e Aniello. Sempre per cortesia, eh? Cioè, sempre con grande grazia. Lo scorso, sì, ok, sì, Ciccio. Dimmi cosa. Ho detto... Ti dico, evento Fortnite, il primo che ti viene in mente? È quello del razzo. Detto così, proprio... Anche a me, sì, sì, detto, sì. Il Rocket, io me lo ricordo, è stato il mio evento preferito. Allora, Travis Scott, come dice Joker, è stato incredibile. Ah, grazie per non l'euro. Potevo credere a quello che ho visto. Mizzica. Veramente assurdo. Travis Scott è stata una roba che ci ricorderemo per sempre. Ragazzi, ma scusate se vi interrompo. Prego. Mi hanno fatto notare dalla chat che è sparito Kevin. Sì. Dove? Ah, è vero. Ah, sì, che non ci risponde del saccheggio. È sparito Kevin. No. Merda. È sparito Kevin. Ma stai andando a vedere? Sì. Ma è sparito adesso o... No, non lo so. Penso che sia sparito all'inizio. Minchia. Prima con Ciccio abbiamo giocato e c'era. Ciao Ciccio, sì, piacere, abbiamo fatto la partita. Bella Davide. Comunque ricordiamo ragazzi, merda. Fortnite gioco morto, 2 milioni di spec su Fortnite quasi adesso. Esatto, guarda, Fortnite gioco morto. Io ti dico, non credo che arriverò a 100.000, ma in questo momento sto a 30.000 spettatori. Merda. Dico, io sono quasi tanta a 10.000 roba. E sono tanti, cioè sono Cristo Dio, il papà di Fortnite, non c'è un cazzo da fare. Tanta roba, io con i miei modesti 3.000 tengo botta, ragazzi. Minchia. Ma sono stracontento. Vabbè, sono comunque. Io vi faccio da reggipale, tranquilli. Ah, se no, no, ragazzi, vi fa riftare. Se voi andate sotto Kevin, riftate. Ma va? Se tu ti butti nella cosa viola, rifti. Ma mi butto nella cosa viola. Oh, non c'è più il cup, cazzo, non c'è più niente. Vedi, guarda, ti prendi e ti rifti. Comunque, ragazzi. Cioè, ridiamo e scherziamo, ma ci sono quasi 50.000 spettatori che guardano noi quattro. Sì, è una follia, è una follia. Non male. È una follia ed è un ringraziamento. Io credo che sia doveroso anche un bel ringraziamento a voi, ragazzi, perché... Grazie per... per averci seguito tutti questi anni, ragazzi. Oh, comunque, sti cazzi, raga. Verissimo, verissimo, verissimo. È una vita che facciamo Fortnite, raga. Che cazzo. Cioè... Verissimo. Ne abbiamo veramente passate di tutti i colori. Un po'. Raga, mo a parte gli scherzi, grazie mille che state qua. Più spec di ninja, non ci credo. Non ci credo che c'ho più spec di ninja. Fammi andare a vedere, non ci posso credere. Sì, sto cazzo ninja c'ha 138.000 spettatori, raga. Vabbè, ma quello veramente è papà de Fortnite dall'altra parte, eh. Go, 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 grazie mille, Filippo. Ci avevo quasi creduto, ma infatti no. E tanta roba, ragazzi, siete pazzi, cazzo. Achille, ciao Ciccio, il mio compleanno, mi fa favore, vi auguri. Achille, tantissimi auguri. Merda, ragazzi, siamo davvero, davvero tanti. Oh, e tra l'altro, io voglio sempre ringraziarvi una cosa. Grazie mille per tutto il supporto che state dando ai burger di Ciccio Camero 89, ragazzi, che in questo momento sono disponibili Napoli, Milano, Roma, Bologna. Ritorneranno martedì. Saranno ancora più buoni, quindi grazie infine a tutti, vi voglio un sacco di bene, davvero tanto tanto tanto. Meno male, mi sono salvato la pelata, secondo me, vi dico la verità, perché io ripeto, a 100.000 mi faccio pelato, ma 100.000 regà, a 100.000 stiamo parlando di una roba fuori di testa. Regà, quanto siete belli, regà, vi giuro, siete tantissimi, siete tantissimi. Vi potrei mandare le pubblicità in questo momento? Non ve le mando. Anzi, vi dico una cosa, per ringraziarvi, se vedo che parte la pubblicità la stoppo. Più che fa questo non posso. Dudu e Dragon, grazie mille. Grazie, grazie, grazie. Grazie, grazie, grazie. Dalla vasca di Nightmare. Ah, mia cammina. Sono 4 minuti.
Tanta roba Nightmare, bellissimo. Io sono fissatissimo a Nightmare, quindi. Mia moglie uguale. Le ho regalato per il suo compleanno, che ha fatto da poco, il trolley, quello dell'anniversario del trentesimo di Nightmare. Trentesimo. Io che ho casa molto in casa di roba, tra piatti, tazzi, bicchieri. Giuseppe, Alessandro e chi? C'è anche Joker che bella. È flippato di Nightmare. C'ho anche il tatuaggio sulla coscia, sono pieno, c'ho il tatuaggio sulla coscia. Nightmare e dopo tu, tra Nightmare e... Adesso parli, loro ti sentono e tu senti loro. Ciao ragazzi. Ciao. Bella. È arrivata. Eccomi qui. E allora vediamo un po'. La Pammi se li ha vista pure lei tutti gli eventi, tutti, ce li ha visti tutti. Guarda, quello più brutto è stato quello di Ariana Grande. Ariana Grande non è piaciuto. Ma a me è stato carino, dai. Travis Scott, tutta penso che quello più brutto sia stato quello della Season 7, quella porcata del ghiaccio che nessuno ha mai capito bene. Quello che poi ha generato fondamentalmente, mi sembra, l'Infinity Blade, no? La spada. Sì. Non so se ve lo ricordate... Cioè, talmente cagare che non se lo ricorda neanche più nessuno. Penso un po'. Ma è dimenticatoio proprio. Dragon. Sì, no, faccia troppo cagare. Io, ragazzi, ufficialmente tolgo gli alert dalla live. Sì, ho già torti. Sì, hai fatto bene. Salutiamo giusto Michele. Grazie, Michele. E togliamo gli alert dalla live, ragazzi. Allora, perfetto. Raga, basta, un bel saluto più Cazzo, ragazzi, sono 3 minuti. Entrati. Dai, Bad R Amza, bella, grazie 2 euro. Adesso comincia a salire l'ansietta, ragazzi. Beh, direi. Bella le Maggie. Questa sera dice che partire esplode. Perché tanto ma secondo voi si sta perché si è ghiacciato? Capito, si sta ghiacciando. Cioè, non invece capisco che non ce la fa, esplode il raso, c'è un macello. Tipo. Si mette? Amo, è grosso. No, aspetta un attimo. Ma anche se... Aspetta, scusi. No, perché lui c'ha l'orecchio più grosso del mio. No, non il solo. Fatto è, il fatto è come si mette. Occhio, è grosso. È grosso. Ma non c'entra proprio, capito? Casino, allora, casino. Solo la punta c'entra. Complimenti, Xuder. Io non posso dire certe cose, non posso complimenti. Dirlo. La ringrazio. Signori, 2 minuti e 20, c'è l'hype che sta salendo anche a me adesso. Dai. Anche da me dai. Si domandano cosa è grosso. Ragazzi, la punta dell'albero di Natale. La punta dell'albero di Natale. La punta dell'albero di Natale. È molto grande. Esatto. Quello è molto, molto grande. 2 minuti in questo momento. Dai. Madonna, io mi sto chiedendo perché si sta ghiacciando il razzo. Non capisco la motivazione. Non lo so, per me fa un botto incredibile sto razzo. Non ce la allora io mi allontano perché ho già capito che esplode, dai. Ragazzi, 10 milioni di giocatori, ma che cazzo? 10 milioni di giocatori adesso? Io voglio dire una cosa. In questo preciso istante sto a 45.000 spettatori. A metà dell'opera. Ragazzi, io non so se questi mi vogliono davvero far pelato. Io non lo so, ma comunque 45.000. 45.000 è un grande traguardo, complimenti. Dio Cristo, grazie. Ragazzi, 1 minuto e 20. Non lo mamma mia, ne vengono i brividi. Sembra Capodanno. Dove dobbiamo andare? Mi sto prendendo l'ansia adesso, mi allontaniamo. Cioè, tra l'altro, chat, non fate donazioni, non fate abbonamenti, godetevi tutto, perché tanto non partono gli alert. Tranquilli, raga. Tranquilli proprio, esatto, grazie anche da me, ragazzi. Basta che lasciate un like, abbiamo tolto gli alert. Lasciate un like, io voglio bene uguale, grazie. Un minuto. Fine. Madonna, ragazzi, 59 secondi. Ragazzi, voglio dire che in questo momento siamo arrivati a 50.000 spect da me. Ottimo, a metà. Merda. Allora, potrei lanciare una pubblicità in questo momento devastante, ragazzi. Dovrebbe farlo. No, non lo faccio. Io penso che ti odiano. Non lo faccio, io voglio troppo bene, non lo faccio. Ragazzi, 30 secondi, mamma non lo mia, fermi tutti. Non lo faccio, merda, non lo faccio. 30 secondi. Io mi immagino Veronica che sta facendo un milione di cose. Raga, mi si è bloccato il PC. Mi si è bloccato? Sì, pure a me. Ora. Ok, sei ripreso, tranquillo. Io non mi muovo più, mi sono caccato in mano. Io non mi muovo più. Non muovetevi. Io non mi muovo. Madonna, la gente è crashata, raga. La gente è crashata in chat da me. No, dai. Merda, raga. Io a un certo momento ho fatto merda. 4. Dai, raga. Ma cosa sto? Là. Merda, siamo saliti, ragazzi, anche qua a 4.000. Siamo let's dentro. Let's go. Si scrive la storia. Vediamo che cazzo hanno inventato. Sto giro. Sparato via.
Potete inquadrare, eh? Potete inquadrare. Madonna, raga. Madonna, raga, madonna, raga, madonna, raga. Ma che parte, ma che parte? Guarda dove sta? Schiuder, torna giù. Sto scendendo, mi ha sparato via. Merda, raga, guarda quanto tempo è che non facevamo un evento. Sono caduto io. Cosa? Uno squalo? Ma che cazzo? È partito il razzo. Ma ragazzi, sta esplodendo tutto. Scende qualcosa. Oh cazzo. Ma che cazzo cade? Ma che no? Ma oh mio Dio. Merda. Ragazzi, 60.000. La pelata si avvicina. La pelata di Ciccio. Guarda, guarda che c'è qualcosa. Questi qua sono i 7. Questi sono i 7, ragazzi. I 7 razzi. Ah, i 7 razzi, è vero, sì. Merda! Wow! Wow! Stanno tutti andando dentro un rift sotto. No, sono di più di 7, ma che cazzo? Ma sono 100.000 sopra! Ma che cazzo? Porca troia! Oddio! È caduto meteorite! Raga, io non ci posso credere. No, raga, no, 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 no. No, no, no. Che succede ora? Non so. Sopra, 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 in alto, in alto, sopra Kevin. Oh cazzo. Regà, è il buco nero, regà, è il buco nero di nuovo. Regà, è il buco nero di nuovo, regà. Nero, il buco nero. Regà, è il buco nero di nuovo. No, 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 no. Oh mio Dio! Oh mio Dio! Arriva, arriva, arriva. È il buco nero di nuovo. È il buco nero di nuovo. No, no, dai. Merda! Merda! Sopra, 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 no, sopra, sopra, sopra! Porco zio, raga! Assurdo, assurdo, assurdo! Che ha? Il mouse! Che ha? Il mouse, il mouse! Che ha? Potete premere il mouse a tempo? Sì, sì, oh my god! Oddio! Merda! Vai, raga! Eccoli qua i razzi dei set! Premete, premete! Che cazzo è? Ma è il buco nero! Merda! Merda! Cos'è sta roba? Ma è assurdo. E quindi esplode l'isola a fare il buco nero. No, 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 esplode, no, no, tutto, no, ragazzi! Sto bene! Sì, esplode, go! Tutto! Stavo bene! Non esplode, non esplode! No, esplode, esplode, Dio Cristo, esplode! Esplode tutto! Il pulmino di nuovo! No! Merda! Siamo fottuti! Siamo fottuti! Yeah, assurdo, yeah, assurdo, no! Raga, assurdo! No, il buco nero no, ti prego, no! No, ma mo parte Eminem, ragazzi, ne sono convinto! Sì, mo sì, parte adesso, parte, raga, parte! Raga, mo parte Eminem! Mamma mia! Oh mio Dio, raga, che cazzo stiamo vivendo?! Porca dai, puttana! In realtà è finito tutto, basta! Oh mio Dio! Boom! Che cazzo è sta roba? Merda! No, raga, raga, raga! What? Ma dove siamo? Raga, siamo vicinissimi ai 100.000! Madonna, raga, siamo vicinissimi ai 100.000! Siamo 80.000! Merda! Raga, siamo 80.000! 80.000! La tromba! Guarda, 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 guarda le cose! What the la fuck? Batteria! Questo qua... Oh! I Lego! I pezzi del Lego! I Lego, bellissimi! No, ma che figata! Damo parte, no, parte lui! Dove sto andando? Mi è crashato, porco zio! No, non ci credo! Vieni, vieni a vedere uno di noi, vieni a vedere uno di noi! Arrivo subito, arrivo subito! Vieni, 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 vieni! Mi sta tutti e quattro attracciati noi! Oh, siamo diventati Lego! Siamo diventati Lego, what the fuck! No, vabbè! Non ci posso credere, che figata! Ma scherzi? No, vabbè! No, dai! Ma scherzi? Ma che cazzo dici? Le costruzioni... Ma what the fuck? Assurdo! No, raga, vabbè! Merda, il burger del Lego! Puttana, che figata! No, ma scherzi... Ma che cazzo è sta roba? Ma che figata è? Madonna, manca pochissimo, raga! Ma sono paguri Lego! Sembravano i paguri di Ciccio, sembravano! Let's go! Wow! Ma che è sta roba? No, vabbè! Ma che cazzo è
fare sta cosa? È una follia sta roba. Sì, ok, ma non c'entra con il gioco. È pazzesco, pizza. È un'altra cosa. Ma le pecorelle... È un'altra cosa. Questi sono quelli che vanno a bruciare gli eretici. Merda. Ma vabbè, ma ragazzi, ma che cazzo stiamo vedendo? Ma non ha senso. Non ha senso. Che roba è? Ma dove andiamo? Merda. Follia. Sono tornati? Follia pura. Follia pura. Penso che ci abbiano fatto vedere un secondo il Lego e poi si va sì, via da un'altra parte. Sì, vedere un po' tutto. What? Ma che... Rocket League. Porco cazzo. Ma... Ah, vabbè, ma che figata è, raga. Stiamo parlando, raga. Ma che merda. Manca poco, raga, manca poco. Ma lol. Stiamo quasi a 90.000 aspetti, raga. Follia, follia. Dai, raga, dai. 460 all'ora. Lo sapete che potete zoomare, raga? Sì. Dai, devo funzione fare. Della quadra. Ma che cazzo? Merda. Scusa, reattori. Che cosa sto vedendo? Ah, Dio mio. What the fuck? Dai, raga, manca pochissimo ai 100k, raga. 700 all'ora. What? Bella la schivata aerea. Ah, Dio, raga, quanto manca poco, tubo. Raga. Bomba! Let's go! E ora? E via, da un'altra parte. Ma questa... magari adesso ci butta su Fall Guys. No, questa era solo la presentazione di tutto quello che verrà più avanti, capito? Eh sì, eccolo, Eminem! Eccolo, mi sa! L'hanno messo? E là. Merda! Regà, 90.000, regà, mi mancano 10.000 aspect. Oddio, no, te prego. Merda, ciccio, si fa pelato. Sì. Vediamo già la pelata qui. E adesso? Mo esce lui, guarda, mo bam! Esce lui, esce, eccolo. esce. Senti, dove? Senti la canzone! Sì. Muovi! It's Mile! It's Mile, signori! Eccolo! Ah, raga, scusatemi, devo togliere la pubblicità. Raga, un cazzo. Ho tolto la pubblicità, raga, ho rischiato di farmi crashare il gioco, vi dico solo questo. Dai, raga. Ma che cos'è? Guitar Hero? Ma che cazzo state a dire? Ma come? No, ma con la tastiera non gliela farò mai. Ma come? Oddio. Qui sono bravino io. Ma è una figata pazzesca! Ma che cos'è questa roba? Bellissima! Madonna, che cazzo si sono inventati! Ma che senso! No, non ti sto rincoglionendo! Oh! A mano! Oh, mio Dio. Mio Dio, ragazzi. Merda. Let's go. Raga, sto a 94.000. Aiaci, aia. Mamma mia, raga, rossi con botto. No, vabbè, ma che evento è, raga? Ma che evento è? Ma di che stiamo parlando? No, raga, ma è pazzesco, ragazzi, è pazzesco. Oddio, ragazzi, arrivo a 100.000, mi sento male. Fuori di testa, fuori di testa. Ma che roba! Ma ragazzi, ma che cazzo dite? Comunque sono pazzi questi di Fortnite. Raga, non stanno bene. Raga, io i brividi...
Regà, me mancano pochissime persone, regà. Per favore, qualcuno venga in live da me, regà. Manca pochissimo, regà. Dai, cazzo, Ciccio, tirati sta pelata. Ma che cazzo gli devo dire? Manca pochissimo. Mica qua siamo, io sono io quasi a 10.000. Fizz, quanti sono da te, eh? Non lo so, io sono perso, sono fuori di testa. Raga, per favore, se potete venire nella live, raga. Quelli del Xuderone, se potete passare, quelli dei pizza, quelli dei Joker, raga, per favore. Fatemi togliere sto sfizio, raga. Fatemi togliere sto sfizio e non ce la farò mai più nella vita, io già lo so. Si va avanti, si va avanti. Merda, shake pizza. Aia. Che succede? Sì, il mio c'ha una faccia da Julion. E siamo nello spazio. Ma che figata, bro. Ragazzi, 2 minuti e 20, let's go. 2 minuti e 20 e succede il macello, ragazzi. 2 minuti e 20 succede. Io, ragazzi, macello. Io ho 1 minuto e 20. Io ho 1 minuto e 20. Io ho 1 minuto e 30. Io 2 e 10, raga. Io 1 e 15 ora. Raga, me mancano 2000 spettatori, raga. Quanto hai? Come 2000? Dai, ragazzi, facciamo pelato Ciccio. Facciamo pelato Ciccio. Merda. 99.300, Ciccio. Oddio, amore, poco manca. Dica 100.000 spettatori. Ma che roba, Piz, è follia. Ma ragazzi, ma cos'è quel timer, scusatemi? Non lo so, Piz, io c'ho 1:04. Ma che cazzo significa? Non lo so, perché c'è il, l'autobus, il pomodoro, il sì, burger, il veliero. Ah, è vero, ma sono tanti, son tanti mondi. 102.000, Ciccio! 102.000 spettatori. Merda, Ciccio! Bravo, Ciccio! 102.000, cazzo! Signori, ve lo vedrete pelato. Grande! Merda! 30 secondi, ragazzi, e ci sono un sacco di mondi anche dietro, Piz, ma che roba! Quello a destra c'è il Lego. Grazie! Scomparso il bananone, cioè l'immagine. Grande, del bananone. Sì, Xiu, perché io penso che ormai non ce la farò più a fare una live così grande, questa era per me l'ultima possibilità. Una follia questa, puttana, tanta roba. Mi sono tolto uno sfizio che non avete idea. Io c'ero rimasto malissimo ad arrivare a 99.800. Dai, timer che dice esci, è finito. 105.000, mi faccio a piangere pure a me, mamma. Merda. Ragazzi, io però voglio dirvi una cosa. Qui a me dice esci. Esciamo fuori. E quindi che bisogna fare? Tutti fuori dai coglioni. C'è tutti fuori, no, dai coglioni, io lei da, dice. Io da quello che so dovrebbe continuare, da quello 110.000, so. Stai Ciccio. 110.000. Come dovrebbe continuare? Merda. Che deve succedere? Madonna. Non lo so. Fai qualcosa, No, che cazzo deve succedere? Perché potrebbe non dover succedere più niente. Sembra un'immagine analoga a quella del buco nero, è quello il discorso. Mi stanno a tremare le mani. No! Che cosa? No, oh, mi tremano le mani, mi trema qualsiasi cosa, mi sta tremando. No, Ciccio, Ciccio! Basta che non te le fai tremare quando ti fai i capelli, sennò ti tiri via un orecchio. Non ho un problema. Sì, perché poi... 115.000, madonna. Ma voi non avete idea delle cattiverie che mi hanno scritto sotto i post, sotto i video di questa sfida che avevo fatto, non avete idea. Grande. Grazie mille a tutti, raga. Grande cazzo. Grande. E adesso però che cazzo succede a parte gli scherzi? Vai. Si torna in lobby, ragazzi. Come si torna in lobby? Esci. Sì. Cioè tu esci proprio? Pizza, se io schiaccio esco, i ragazzi mi dicono si torna in lobby. Cioè te la rischi? Deve succedere. Non deve succedere. Piz, ho schiacciato esci. Oddio. E che cazzo è successo? Schermata bianca. Ah, proprio così. Schermata bianca che è diventato un quadrato. Ma cos'è? Occhio che c'è pure che... Raga, tra poco siamo 120.000, raga. Porca merda. Io, ma ragazzi, ho un quadrato bianco. Non so se è positivo, onestamente. Non pianga, non piangaci.
Ormai qua che si voglia a te se piango. Vieni pure a me, la va. La tenga tutta. 120.571. Ma siamo, basta, siamo fuori. È abbastanza poco. Sì, allora sicuramente vogliamo parlarne un secondo? Ma infatti facciamo un attimo un brief post evento. Sono d'accordo, anche perché Ciccio, qua sei lucido per farlo? Non è lucido. Lucidissimo, sono lucidissimo. Ciccio non lo vedo lucido in questo momento, lucidissimo, ragazzi. Gli occhi ce li ha sicuramente lucidi. Poi lui che sia lucido non lo so. No, allora ne vogliamo parlare un attimo, Xiu? Sì, allora sto stoppando un secondo gli alert in modo che così riesco un attimino a proprietà. Ok, così allora io voglio ringraziare davvero tutti quanti quelli che sono venuti qua a fare l'evento insieme a me. Voi non potete capire, per una persona che fa questo da 11 anni e sentisse di tante volte che uno è finito, che non conta più niente, e poi vedere una community che gli vuole così tanto bene, per me significa tantissimo. Sotto ai post, sotto ai video, ho cancellato un sacco di commenti di persone che non vedono l'ora che io faccia una brutta figura. E non avete idea di quante cattiverie mi hanno detto. Invece stasera gli abbiamo dato riccamente del culo. E vi voglio ringraziare tutti quanti. Io scusate se piango, ma io mi voglio bene, e per me è una cosa molto importante. Io ci tengo tanto al lavoro che faccio, mi piace tanto. E vi voglio un sacco di bene, quindi a me scusate se è lo sfogo, però io vi giuro su Dio, io non pensavo di riuscire un'altra volta a superare 100.000 spettatori, perché io delle volte penso ad essere uno youtuber morto ormai, perché delle volte non faccio più visualizzazioni, è un periodo un po' così, e vi volevo tanto ringraziare per tutto quanto, veramente. Mi sono tolto uno switch stasera veramente gigante, raga, fatemelo dire, perché io non credo che riuscirò un'altra volta a fare tutti questi spettatori. Io comunque ci proverò sempre, però penso che questa sia l'ultima volta che riesco a fare 100.000 spettatori, e questo succede veramente una volta nella vita. Io, i miei vecchi moderatori sanno quanto io ci tenevo a questo obiettivo qua, che non conta un cazzo, perché magari adesso siete 120.000, voi non mi guardate più, non c'entra niente, è una cazzata, però per me è stato tanto importante, grazie mille. Veronica lo sa per me quanto è stato importante, lo sa, e quindi vi voglio semplicemente ringraziare tutti quanti, a prescindere se poi mi vedete o non mi vedete più. Io vi voglio comunque un sacco di bene, sappiatelo, vi voglio un sacco di bene. A prescindere, sarò sempre il vostro Ciccio Gamer 89. Se mi vedete o non mi vedete, ci sarò sempre per voi. Fa niente. Mi possono dire che sono una merda, mi possono dire quello che vi pare. Io comunque sarò sempre qua. Veramente, raga. Sempre ci sarò. Quando mi pare, io ci sarò sempre. Grazie infinito, davvero. Veramente ho apprezzato tantissimo, ragazzi. Ho veramente apprezzato tanto. Mortacci vostra, poi. Ho rischiato di farmi crashare il gioco per togliergli la pubblicità. Pensa se mi crashava il gioco per togliergli la pubblicità. Quindi grazie ragazzi e ragazze, voglio un sacco di bene, veramente, grazie. Più che grazie davvero. Io non so che dirvi, grazie davvero. Siete veramente importanti per me. Grazie davvero. Grazie davvero, raga. Io non so quanti spettatori ci ha avuto Ninja, ma Ninja c'aveva 130.000 spettatori, noi 120.000. E vabbè, ma lui è Ninja, Cristo Dio. Cioè, c'avevamo gli spettatori dei Gref, raga. Insomma, io grazie, ve lo dedico veramente a tutti quanti. E se un giorno per sbaglio uscirà una skin o qualcosa sul gioco, sarà semplicemente merito vostro, e spero che uscirà, ma non per me, ma per noi, è diverso. Quindi grazie mille. Mi tocca rivedermi il VOD, che l'evento non è che l'ho visto benissimo. Grazie davvero, raga, grazie. Io più che ringraziarvi all'infinito non posso dirvi, raga. Grazie davvero. Grazie davvero, raga. Veramente grazie, raga, grazie. Io non smetterò mai di dirvi grazie, veramente. Lo so. Grazie davvero. Grazie infinite. Mi ha cacciato pure il gioco, mi ha detto, ma quando te togli dal cazzo?
Viaggio Snob fondamentalmente rifatto a Lego. C'era il castello rifatto a Lego. Ti dico, quella lista era una modalità a parte, secondo me, che prenderà tipo un mondo open world dove te puoi entrarci con i tuoi amici, secondo me. Io no. Merda, a tema Lego? È a tema Lego, sì, perché se non si spiega, se no che cosa può essere di altro? Sì, ho anch'io adesso ho un quadrato bellissimo davanti a me. Esatto. Joker, lei cosa ne pensa? Che è la stessa cosa? Che dice Pizza? Secondo me sì. Potrebbe avere senso. Ci sono tante altre opzioni, Xiu, dai. Cioè... No, fondamentalmente, cioè, dipende se Lego viene sviluppato in creativa o se viene introdotto come modalità. Certo. Quindi non è in creativa. Perché lì, se è in creativa, lo fai in open world. Sono d'accordo. Tanto già ci sono gli open world in creativa. Vero, vero. Però io mi sento di parlare un attimo controcorrente in questo momento e... Dico, secondo me ci hanno gonfiato troppo la palla per quello che ci è andato. Sono d'accordo, io te lo dico proprio tranquillamente, sono d'accordo anch'io. Raga, ma scusatemi, non ho capito, ma alle 23 rifanno l'evento? Lo rifanno vedere. Lo fanno rivedere, sì, da quello ho capito. E poi che succede? Ah no, niente, semplicemente lo fanno rivedere. Lo rifanno vedere. Non l'hanno visto. E poi non buttano G-Server? No, rimangono su quelli della creativa. Sì. Però stanno giù comunque i server, ipoteticamente. Stanno giù i server. Allora, forse si splittò in due server. Ma io ti ricordo che in questo momento c'è il buco nero di nuovo. Sì, ma la creativa l'avevano già detto ufficialmente. Che non stanno giocando. Sì, sì, infatti, se non lo sapete, alle 5:30 di domani mattina chiudono tutto. Ma quindi solamente creativa e si ritorna col buco nero. Esattamente. Sì. Esattamente. Infatti c'è gente che sta giocando tranquillamente. Ma che cos'è che va adesso? Comunque scusatemi. Io volevo ringraziare anche Piz, Xuder e Joker. Scusatemi se ho parlato un pochettino io durante l'evento dicendo ai miei spettatori. Ma non per ti preoccupare. È stato non c'è importantissimo, problema, è un evento unico, Ciccio. Sì, no. 120.000 persone è una cosa inutile. Io infatti ve volevo tanto ringraziare, veramente. Mancherebbe. Sarei stato più zitto in un'altra occasione, ma qui, regà, io ancora Massimo, sto tremando. Siamo, quindi... tranquillo, non ci mancherebbe. Siamo una squadra, stiamo lavorando di squadra. Grazie. No, sono d'accordo. È festa per tutti. Sono d'accordo. Esatto. Nel senso, cioè, perché secondo me noi italiani siamo troppo sottovalutati, ragazzi. Cioè noi italiani siamo troppo sottovalutati, troppo. Purtroppo sì. Raga, adesso noi dovremmo andare da Epic Games con gli screenshot della nostra live, perché è stata la nostra live. E dovremmo andare di sentite, avete rotto il cazzo di non considerarci, cioè secondo me questo Vero. È stata non una puoi, cosa non mega puoi galattica. Ignorare una cosa del genere, cioè una cosa del genere non è ignorabile, cioè tu sei arrivato a 115.000 spettatori, io a un certo punto ho toccato follia. Quasi 10.000. Pizza aveva 10.000 prima che gli succedesse il crash, quindi stiamo parlando di 150.000 persone in quattro cristiani. Cazzo. È una roba pronto buonasera, come direbbe Pizza, nel senso, ragazzi, cioè... Ma ragazzi, io se non dico una stronzata, le rank, cioè va tra l'altro, chat, io vi ho tolto la pubblicità durante l'evento, cioè Xuder, io ho dovuto altabbare il gioco per togliere la pubblicità. Follia, sei un pazzo. Ma io rispetto, cioè, tu mi immagina durante l'evento far partire la pubblicità, che mancanza di rispetto poteva essere verso chi mi sta... Cioè, sì. Ho detto, sai che c'è, loro stanno a fare questo per me, io devo fare questo per loro, e l'ho tolta, raga, è stata una follia, me ne rendo conto. Adesso una pubblicità ve la mando, santo Dio, siamo 70. Sì, gliela mandi. Si vada a mangiare una pizza con quella pubblicità. Sì, però da cannavacciuolo, nel senso. Oh, mio Dio. Da cracco, insomma. Detto ciò, nel senso, Lego l'abbiamo visto. Niente, no, non va più niente, non c'è più niente neanche da vedere. Cioè, Lego l'abbiamo visto. E no, è finito. Ma è tutto intricato me... comunque. Cioè, non. Sì, adesso ragazzi, io ma Ninja credo. È dentro, ma com'è possibile? Anche ragazzi, mi voglio permettere di fare una cosa insieme a voi. Per me è importante. Vi volevo ringraziare tantissimo. Che state supportando così tanto i burger di Ciccio che per 89. Ho preparato uno spot divertente, se volete vederlo, poi non ve lo mando più, che è questo qua, che è una cosa carina, no? Così lo vedete anche. Raga, scusatemi se lo sto facendo, ma quando avrò modo di raggiungervi di nuovo tutti quanti insieme. Quindi poi faremo altre aperture, promesso, non saranno solo queste quattro città, promesso, raga, promesso.
Quindi grazie infinite, raga. Grazie. No, non è vero, non è la millesima volta, dai. Non è la millesima volta, maledetti. Comunque no, arriveremo da tutte le parti, promesso, grazie mille. Raga, a me scusate se piango, ma io sono fatto così, io sono molto emotivo. Se voi potrete... Vabbè, raga, non ci sto a capire più un cazzo. Se solo voi poteste entrare dentro di me e sentire i miei sentimenti quando lavoro, quando vi abbraccio e quello che faccio, mi capireste senza problemi, raga. Veramente, grazie. Ma mo' è normale che la gente se ne va. È normale, lo comprendo. Anzi, grazie mille che siete stati qua, raga. Grazie davvero ancora. Veramente, grazie davvero. Poi guardate le donazioni che avete fatto. Se mi metto a ringraziare tutte le donazioni, finisco dopo domani, mortacci vostra, oh. Veramente, raga, abbiamo troppo. Lo so, Ninja, lo so, grazie mille. Grazie. Nel mentre, che cazzo è successo qua? Vabbè, pure la PlayStation, giustamente. Raga, io ripeto, per me era troppo importante. Troppo importante, ma una roba mia personale non mi comporterà niente a livello lavorativo aver fatto 120.000 spettatori. È una roba totalmente mia, raga. È una soddisfazione personale che voi non avete idea. Veramente, se ce li penso, è tanto da piangere. Quindi grazie mille davvero, raga. Veramente, raga, voi non sapete quante volte mi viene detto che sono youtuber fallito e che ho finito di fare quello che mi piace. Dovete veramente cercare di capirmi su queste cose qua. Davvero, a me mi dispiace se mi ricommuovo un'altra volta. Però adesso quello è quello che penso. Io ci metto sempre il mio massimo, ci starò, ripeto, ci starò sempre per voi. Oh, però basta, piagne, porco due, poi dicono che sono piagnone. E calcolate che io ieri sera avevo 39 di febbre, voi dovete calcolare pure questo. Poi ho sminchiato tutte le scene di OBS per togliere le ricompense, non avete idea, mi toccherà rifare tutto, non fa niente. Non fa niente, veramente, grazie, raga. Oh, tra l'altro, se volete utilizzare il codice ciccio che per 89 mi date una mano a pagare le tasse, non è che io va, butto un po' a ride, però grazie mille a chi lo farà, Oddio mio, raga. Vabbè, Rock, mo dopo vi ringrazio. Ma poi dona 50 euro così, 60 euro, raga. Mo cerco di recuperare tutte le donazioni. Opro di milioni, però mi dai comunque la possibilità di mandare una canzone completa. Non ho capito sinceramente la scelta logistica di Fortnite di farle così poco. Quindi... no, penso che sia una decisione semplicemente sbagliata. Ecco, molto semplice. Penso che tutto il mondo si aspettasse un mini concerto di Eminem su Fortnite. Porca troia. Cazzo, mi fai uscire la skin che fai pagare 5.000 V-Bucks. Ora, parliamoci chiaro. Sì, parliamoci... no, parliamo anche di questo, poi anch'io fra poco vi saluto. Però dico... allora, pagare... allora, tu hai pagato... oh, Eminem, ragazzi, io vado a salutare un po' di persone. Scusatemi che ho una lista di roba da fare. Grazie mille per aver partecipato. Ciao, grazie a te, Ciccio. Ciao, Ciccio. Ciao, 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 un abbraccio. Ciao. Sì, E regà, io dovrei recuperare tantissimi di voi in questo momento. Dovrei veramente recuperare tantissimi di voi. E do una letta molto veloce alle donazioni perché mi sembra giusto. Veramente siete troppi, come faccio? Siete veramente troppi, regà, non so come fare. Non so come fare, mi avete donato veramente in troppi, regà. Non so dove iniziare. Io non so dove iniziare, è impossibile. È impossibile, non posso leggerle le donazioni, regà, siete troppi, non riuscirei. È impossibile, regà. È impossibile. Matte, Scricci, grazie mille, Scricci, Super Hunter, Andrea, Tito, Andre Reverse, Manu, Not Alex, Grande Pinzo, Claudio, Francesco, ZJM, Davi, Christian, Luca, Danny King, Gabby per l'abbonamento, GamePro, Lorenzo, Alessandro, Antonio, Lert, Kevin Fotia, Davide, AleTuber, Stenic, Raxor, Giuseppe, Guido,
una persona, Spectra Nubi, Loredense, Mirko, David, Nico, ciao TGR, Jacopo Benedini per l'abbonamento, Giulio, Carlo, Lorenzo, Dragon, Spectra per i 20 euro, ti voglio bene, Paperotto mio, bella, te Fireless, Matti, Gemotides, ancora piange, SPQR, Buchi, Bandito, Gavel, Stefano, Jacopo, Alessandro, Matteo, Ivan, Giuseppe, Editor Giangone per l'abbonamento, TL, Daniele, poi queste tutte donazioni da 5, 10, 1, Arianna, Nico, Traier, Raffaele Russo, Lorenzo, Luigi, 10, CHF, Panino, Paolo, lo sto facendo perché... Pippo, il fantastico mondo di YouTube, Kirito, Volten, Filippo, Alexas, Luigi, Lord Five, Branco, Andrea, Luigi, Mikey, Federico, Simone, poi mi è stata ancora donata, ma quando cazzo finisco? Cleo, Event Official, Massimiliano, Fahad, Hamshad, il King del Kebab, Marco Caravaglia, Lorenzo, SWRR, Teo, Agostino, Il Postino, Emanuele, Diego, Ciube, Bost, Giuseppe Di Leo per l'abbonamento, Marco Maci, Mister Letti, Luca, Federico, Giacomo, Gabri, Eterno, Andrea, Salvatore, Freddy, Gab, scusate regalo, devo fare per forza, che io lo sapete, Andrea, Carmi, Luigi, Alessandro, Baby 10 euro, Nicola, Calogero, Leonardo, Ciro, Etrix, Savasso, Miki, Matteo, Il Sugo, Federico, Leonardo, Stefania, Andrea, Cece, Sarto, Enrico, Pietro, Mancino, Cesare, Galli, Daniele, ciao, Stefano, De Santis, Giuseppe, Lodice, Ultra Popa, Fra, Edoardo, Ale God, Maio, Totorina, saluto, Giuseppe Di Franco, Muffo 10 euro, Otto Otters, raga non finirò mai, Senix, La Malattia di Turno, Marco From, Vita Mods, Dub Crystal, grazie mille, Nicola, Gioele, Davide, Enrichi, Flaz, Luca, Gioele, Gabriele, Cesare, Marco, Cristian, Edoardo, Edoardo, Vincenzo, Igor, Samuel, Mattia, Francesco, Matteo, Jotek, Giancarlo, Florian, Moses, ma raga ma mo state a fa' apposta, Scream, Dogo, God Croa, Teuratov, Nico, Michael, Salvatore Lamarca, mi sembro Blur, grazie davvero, Lolo Sacchetti, Claudio, Storm, IDK, Bax, Francesco, Alessandro, Ottoter, Nix, Matteo, Andrea, Nino, Oscar, Aleric, Matteo Sanino, Nicolas, Lolli per l'abbonamento, Alessio Vacca, Lollo, BS, Galaxy, Salvox, Michela, Simone, Michele, Gabriel, Davide, Simone Fico, Ilaria, Mattias, Ninja di Grignano, Luis Gamer, Emanuele, Samuel, Nico, Kira, Cosimo, Samuele, Alessandro, Barok, 60 euro, Teratrox, Angelo, Simone, Niccolò, Marte, 12 euro, Giovi Gamer, Fiar, Mark, Francesco e Nicola Rago. Santo Dio, regà. Santo Dio, regà. Ma voi siete pazzi. E Livio, grazie mille. Iliot, Motmoga, grazie, regà. Grazie davvero. Comunque, veramente, basta con le donazioni, regà. Avete fatto una roba incredibile. Maria Pia Franco... Se mi dirò da Gaetano, grazie Gaetano, Zerixa, grazie infinite. Raga, io spero che siate stati bene. Io potrei continuare a mandarvi pubblicità, potrei continuare a prendere donazioni, ma vi giuro, mi avete dato delle emozioni che solamente voi mi potete dare, veramente. Gennaro Di Giacomo, auguri per i 100k, per te questo è altro. Grazie infinite, raga. Io vi voglio bene. Ci vediamo domani live. Chiudo con 36.000 spettatori. Dark Boy, grazie mille. Andrea Verro, grazie ancora. Basta donare, ragazzi, perché sennò poi non vi posso leggere. Mi dispiace tantissimo. Brian, ti ammazza. Grazie mille, 1,50€. Davide Carol, grazie mille per l'euro. E pensate, se me fregava... Cioè, sì, i soldi sono importanti, ma non vi avrei detto di smettere di donare se per me fosse, no? Io rimanevo qui, 35.000 spettatori. Ah, voglia a te, no? Però no, raga, io... Va bene così, c'è Sushi, grazie mille per l'euro, veramente va bene così, raga, non vi sto mandando pubblicità, non sto facendo niente, quindi grazie veramente, vi amo, Morgan, Flavio, grazie mille per 2 euro, Gabriele, Cicu, ma là siete però pure dei figli di puttana, perché se io vi dico di non donare, voi donate, mi costringete, poco da dire, ti amiamoci, grazie mille, questa sera è stato incoronato un nuovo re, complimenti Ciccio, sei il re di YouTube Italia, un vero esempio per tutti, ti vogliamo bene, grazie Rodolfo. E Nicolas, grazie mille per i 2 euro. Adel, grazie mille per l'euro. Raga, poi continuo a piangere se fate così. Anonymous, sono l'ultimo, non credo. Stefan, Samuele, Nico, grazie mille per i 2 euro. Giant 7, puoi salutare Nobita, bella Nobita, grazie mille per i 6 euro.
Motmoga, un euro. Giuseppe Caro, grazie Ciccio per essere stato parte della mia adolescenza. Sei un grande, grazie infine, patatone. Grazie davvero. Comunque ricordatevi una cosa, io vi vorrò sempre bene e per me è stato un onore far parte della vostra adolescenza. Spero che sarò parte dell'adolescenza di tante altre generazioni. Questa è una cosa che mi piacerebbe tanto fare. Cristian Camardi, grazie mille, 2,50 euro. E Luca, grazie mille per l'euro. Comunque, se voi mi volete supportare tanto, Kevin, Maurizio, grazie mille, ricordatevi, cercate di mettervi in testa che ci sono i burger di Ciccio Gamer 89, ragazzi. È una delle mie più grandi sfide dopo i 100.000 live. Sono degli ottimi hamburger e provateli, raga, perché sono veramente buoni. E poi è una cosa nostra, è una roba dei paguri. Caroline, grazie mille. Jenny, ciao Ciccio, sei sempre stato un grande prestatore. Luca Mugnogna, please, bella. Qua me lo scarso, il Gabiri, Raffaele Russo, ti sei meritato questi successi, soprattutto la faccia delle persone che ti insultano, nel tuo motivo fai al tuo lavoro, grazie infinite. Max, sei una persona fantastica e sei la mia infanzia, grazie mille. Kevin Futia, 5 abbonamenti, però non vedrò mai a chi cazzo l'hai regalati. Leonardo, il King è tornato più forte di prima, bro, sarebbe bello, ma ripeto, io ci sono sempre per voi, d'accordo? Raga, basta, grazie mille, vi amo di bene. Per chi vorrà, domani sul canale escono dei video, sul primo e sul secondo canale. Tra l'altro, se vi va di iscrivervi a Ciccio Gamer 2, che è il nostro secondo canale, se vi va, grazie infinite. Matmoga, ciao Ciccio, ti amo, grazie mille. Rocco, grazie mille. Michele, buonasera Mirko, chat come va? Tutto a posto. Fefesh, grazie mille. Alessandro Mea, 2 euro, sei speciale, ti meriti tutto, sei mortale, grazie bro. Valerio Zecchino, 1 euro. Marco from USA, 5 dollari, godendomi la live con mia figlia di 3 anni, me la sono goduta e mi sono emozionato. Arrivedere mio Ciccio Gamer, emozionato ancora oggi, grazie mille. Raga, basta. Shadow, grazie mille per l'euro. E Marco del Vecchio, 2,50, tirasi domani. Mi devo rasare, ma con una persona. Mi farò rasare da una persona. Vi dico solo che diventeremo gemelli. Vi do questo spoiler. Back to CM, grazie mille per l'euro. Raga, basta, ne faccio più. Mi state facendo morire. Ma non per le donazioni, ma per i bei messaggi che mi date. Poi vedo tutto quello che state scrivendo in chat con grande fatica. Il Bomber, grazie mille per i 2 euro. Luca Battista, ti voglio bene Ciccio. Grazie infinite, raga, vi voglio bene. Ciao patate, non donate, fermatevi perché poi vi, veramente poi io vi voglio leggere. Umbe, grazie mille per gli abbonamenti. Michicco Game, grazie per l'euro. Matt Moga, grazie per l'euro. Regà, ve voglio bene a tutti, veramente. Ve voglio un sacco di bene, ricordatevelo sempre. Flavio Boccacci, 6 euro. Mirko, detto, ormai saranno 10 anni che ti seguo prima della Brothercraft, non mi ricordo mai ci stava prima. Tipo bizio Mirko, grazie bro. Davide, grazie per avermi illuminato i momenti bui, è sempre un piacere. Arvin, grazie mille per l'euro. Fabio Marchesi, Burger di Ciccio, sono una svolta, sei in gamba, grazie Fabietto, te voglio bene e ve voglio bene. Ciao patatoni, ciao ciao e grazie ancora, ci vediamo domani, ciao ciao ciao.